Bene, buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo convegno sulla prevenzione dei sinistri in area Valanghiva che abbiamo organizzato qui presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento in sinergia con vari enti che via via nel corso della giornata avranno modo di rappresentare anche la loro posizione. Io sono il professor Melchionda, molti dei presenti anche perché già studenti mi conoscono e porto subito un saluto a nome del preside della facoltà, il professor Fulvio Cortese, che per un sopravvenuto improrogabile impegno istituzionale ha dovuto partire già, era ieri sera qui con noi, questa mattina ha dovuto partire, mi prega di scusarsi per la sua assenza e mi prega di portare il saluto della facoltà a tutti i partecipanti a questo incontro. La facoltà da sempre è stata vicina, interessata, anche per ragioni non solo logistiche, alle tematiche del diritto sportivo. Lo ricordo, ne vado anche abbastanza orgoglioso, negli anni passati abbiamo organizzato qua a Trento più edizioni di un master in diritto dello sport e non è escluso che le idee del passato possono ritornare oggi in attualità con nuovi progetti. Il programma del convegno è molto articolato, tutti loro lo conosceranno, avranno avuto modo di vederlo e quindi per non rubare tempo assolutamente ai lavori che saranno alquanto articolati, io inizierei subito dando la parola al dottor Filippo Manfredi per un saluto, direttore generale della Fondazione Cassa Risparmi Trento e Rovereto. Noi dobbiamo molto alla sinergia, alla collaborazione con la Fondazione perché, devo riconoscere, abbiamo sempre trovato nella Fondazione una grande disponibilità, una grande attenzione, una grande sensibilità per tutti gli aspetti organizzativi che possono avere interesse soprattutto nell'ambito di questo territorio e, come penso ci dirà il dottor Manfredi, abbiamo anche ragioni concrete di ringraziamento rispetto a questa attività. Quindi prego, dottor Manfredi. Grazie professor Melchionda, buongiorno a tutti. Un saluto da parte di Fondazione Caritro, da parte nostra molto apprezzato. Fondazione Caritro è una fondazione di origine bancaria che opera, si chiama Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, quindi evidentemente il focus di questa fondazione è sul territorio del Trentino. E il focus in che cosa? Semplicemente nel sostegno, diciamo, economico-sociale. Fondazione Caritro gestisce un patrimonio che deriva da una legge, la legge Amato, che ha scorporato di fatto le casse di risparmio in due enti, quelle che sono diventate le banche e quelle che invece sono diventate le fondazioni bancarie. Fondazione Caritro inizialmente era l'azionista della cassa di risparmio e poi con il tempo ha diversificato il proprio patrimonio e ha attuato in pieno la propria mission, che è sostanzialmente quella di sostenere progetti sul territorio. Abbiamo 4 aree di intervento, oggi ne abbiamo il piacere di poter parlare di un progetto sostenuto nell'ambito della ricerca. La ricerca per Fondazione Caritro è il principale settore di intervento, poi abbiamo anche l'istruzione, la cultura e il welfare. Oggi lasciatemi spendere, al di là di questa piccola introduzione che era necessaria anche per far capire il perché Fondazione Caritro oggi è presente, lasciatemi spendere due parole su questi progetti di ricerca. Oggi la dottoressa Rossi presenterà, immagino, la ricerca che è stata svolta in questi 2 anni. 2 anni di studio avanzato, perché? Perché si parla di un sostegno a un progetto svolto da un dottorato di ricerca, quindi un dottore di ricerca che, finito il proprio studio, i propri studi, il proprio ambito di competenza, durato 3 anni, poi evidentemente si domanda sempre che cosa fare. Ecco che Fondazione Caritro interviene qui. Abbiamo sostenuto più di 130 dottori di ricerca che hanno potuto svolgere, diciamo, in maniera più approfondita la tematica che hanno evidentemente approfondito nel dottorato di ricerca. Quindi l'idea è quella di permettere una interazione con soggetti economici
Oggi ce ne sono molti, ho visto insomma ci sono rappresentanti di diversa natura, ma nell'ambito ovviamente della tematica dello sport invernale, chiamiamolo così, quindi comunque ci sono gestori di impianti sciistici, ci sono ovviamente professionisti che operano in questo ambito, appassionati, studiosi. Ecco, il Fondazione Caritro intende dare un'attuazione concreta a iniziative che possano avere una ricaduta sul territorio e offrire spunti evidentemente per chi si occupa di queste materie. Il progetto che oggi viene rappresentato è quello appunto nell'ambito del rischio delle valanghe e quindi abbiamo potuto vedere alcune tematiche importanti, la tematica ambientale e quindi la salvaguardia dell'ambiente si intreccia evidentemente con le finalità che Fondazione vuole portare avanti, ma anche appunto quello dello sfruttamento economico. Citavo prima gli impianti di risalita. Gli impianti di risalita, quando si parla di rischi di questo genere, evidentemente sono interessati. La tematica della sicurezza, la tematica della sicurezza nella pratica sportiva. Sono, oggi ovviamente ci dedichiamo a queste tematiche e sono ambiti di applicazione di ricerche che quindi hanno un riscontro pratico. Ci è piaciuto in particolare vedere il diritto non tanto come uno strumento, diciamo, ex post che possa avere, ovviamente dare attuazione a eventuali riflessi giuridici, anche penali in alcuni casi, perché evidentemente ci sono dei reati a cui chi opera in questo settore sta evidentemente attento, ma la cosa interessante è lavorare ex ante, quindi riuscire a fare prevenzione e quindi vedere il diritto come uno strumento per fare prevenzione e quindi ridurre i fattori di rischio in questo campo. Ecco che auspichiamo che questo tipo di studi non rimangano studi a sé stanti, ma possano portare anche a delle regolamentazioni nel settore, possano portare a dei contributi in questa materia e quindi per queste ragioni Fondazione ha scelto di sostenere questo progetto nei nostri bandi di ricerca che ogni anno promuoviamo, tendenzialmente verso la fine dell'anno escono, quindi fra poco, c'è un tasso diciamo di successo del 21%, quindi molto basso. E quindi complimenti a chi ha presentato la ricerca nel 2016 e che ha avuto la possibilità di essere sostenuta in questo bando. Le tematiche che oggi verranno affrontate sono tematiche, ahimè, molto attuali. Vengono il tema dello sport, la provincia di Trento ha fatto un festival sullo sport, quindi sicuramente per il primo anno con successo è stata avviata questa iniziativa. Lo sport è un linguaggio trasversale come la musica, come la cultura, e che permette appunto di essere in un certo senso sfruttato per diverse destinazioni. È un viaggio che si fa e quindi oggi avrà delle declinazioni, però evidentemente ce ne possono essere anche altre. Il Festival della Meteorologia, è un'altra iniziativa che Fondazione ha sostenuto e che è evidentemente connessa, non possiamo dimenticarci quanto è successo in termini di calamità naturali che sono avvenute di recente. Ecco, quindi noi lavoriamo molto con la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, abbiamo anche fatto degli ottimi progetti nell'ambito del carcere e quindi con un gruppo di volontari, di studenti volontari che si sono resi disponibili a fare degli sportelli all'interno del carcere, a fare delle assistenze anche ai senza dimora, anche ai richiedenti asilo e quindi in questo ambito siamo particolarmente felici oggi di portare questo saluto e di augurare un buon lavoro per l'intera giornata. Grazie. Io ringrazio molto, lo dico in questo momento, rappresento il preside della Facoltà di Giurisprudenza, io esprimo la massima gratitudine al dottor Manfredi, ma soprattutto all'ente che rappresenta, perché, ripeto, la sensibilità che abbiamo sempre trovato nel sostegno delle ricerche, in un momento nel quale finanziamenti alla ricerca sono difficili da trovare, credo vada riconosciuto pubblicamente e, ripeto, con grande gratitudine proprio per questa grandissima sensibilità, davvero. Ma gli sono grato anche perché io ho voluto contenere gli spazi
chi vado ad occupare, perché ha saputo molto ben rappresentare qual è lo spirito di questo incontro, il carattere di interdisciplinarità che connota questa nostra iniziativa. Sono più i rami del diritto che vengono interessati, ma non è solo una questione di diritto, è anche una questione di aspetti tecnici, di singole specifiche professionalità. E allora, prima di cominciare la prima sessione vera e propria, e mi fa molto piacere dare la parola al dottor Alberto Trenti, direttore ufficio previsione e pianificazione di Metro Trentino come servizio metro della provincia e membro di AINEVA, associazione delle regioni e province autonome dell'arco alpino italiano nel settore della neve e delle valanghe, perché ci presenterà, e lo ringrazio della sua presenza oggi, questo nuovo progetto interregionale in tema di, denominato Albina, in tema appunto di bollettino delle valanghe. Quindi prego, dottor Trenti. Buongiorno a tutti. Questo strumento è uno strumento nuovo che nasce quest'anno, è stato aperto per la precisione 5 giorni fa. E per noi è una sfida che si sovrappone a una storia molto lunga per i bollettini valanghe, perché sapete che in Italia esistono da più di 30 anni. Noi siamo tra i fondatori di AINEVA, assieme anche a tutte le altre regioni dell'arco alpino. Oggi si affianca anche alla regione Marche, dopo interverrà anche il dottor Cagnati per il Veneto. E in questo abbiamo però anche uno stretto contatto per necessità, direi geopolitiche, con parte del mondo tedesco e in particolare con quella che è l'Euregio, quindi la regione nella zona centrale delle Alpi che coinvolge il Tirolo, l'Alto Adige e appunto noi del Trentino. In questo ambito abbiamo circa un paio di anni fa cominciato a ragionare sulla possibilità di creare strumenti innovativi, di ammodernare anche le tecniche di comunicazione per quanto riguarda i bollettini valanghe, quindi l'informazione a tutti gli interessati del grado di pericolo valanghe sul territorio, e con finanziamenti sia della stessa Euregio che della Comunità Europea tramite un progetto Interreg abbiamo messo a punto questo nuovo prodotto che da questa stagione sarà a disposizione di tutti quelli che frequentano questo territorio. Nella scheda proiettata vedete alcuni numeri che caratterizzano quest'area geografica e demografica, e li riassumo solo brevemente, quelli più significativi. Insomma, è una zona dove transitano circa 10 milioni e mezzo di turisti solo invernali, quindi da aprile a novembre. Di questi circa 700.000 sono praticanti dello sci alpinismo, quindi i più esposti alle problematiche valanghive del territorio. E vedete poi sulla destra una breve scheda che sintetizza i valori medi degli ultimi 3 anni legati proprio agli incidenti valanghivi, che credo nella giornata di oggi saranno anche tema di discussione. Sono numeri importanti, vedete quindi mediamente più di 115 incidenti all'anno, con quasi circa 120 persone travolte, di cui più 17 mediamente sono quelle che poi perdono la vita in questo tipo di fenomeni. Ecco, quindi numeri abbastanza significativi e nello stesso ordine di grandezza di quelli che poi credo il collega vi riporterà per il nostro paese, per l'Italia intera. Bene, quindi il mio intervento, avrete capito che non va in profondità tecnicamente, è poco più di un annuncio, proprio per darvi notizia di questa cosa, di questo nuovo bollettino valanghe e così trasmettere un attimo quali sono i contenuti e le sue ragioni di ispirazione. Tra queste la prima è quella della transnazionalità, quindi riuscire ad avere un prodotto che va al di là dei confini amministrativi, che però non sia il mero collage di prodotti confezionati separatamente, ma proprio un prodotto che sia frutto di un ragionamento unificato. E questo lo è. Lo è perché abbiamo creato delle piattaforme web di lavoro comune tra i tecnici dei 3 uffici, che ogni giorno si sentono, si scambiano informazioni, sensazioni, dati, e sulla base di questi decidono come caratterizzare il pericolo valanghe per tutta l'area geografica, quindi le ragioni poi di scambio e di contatto tra loro sono soprattutto nelle zone di contatto tra le diverse aree, quindi nelle zone di confine. Quindi questo prodotto sicuramente contribuirà ad eliminare tutte quelle anomalie che spesso si hanno lungo un limite amministrativo o politico, dove uno sta di qua e fa una cosa e uno sta di là e poi si vanno a vedere a pochi metri di distanza i risultati e sono magari incompatibili. Ecco, questo era quindi il primo elemento importante, era la transnazionalità.
Ovviamente l'approccio multilingue, tutte le pagine, tutte le informazioni sono immediatamente disponibili in tre diverse lingue, che sono l'italiano, l'inglese e il tedesco. E quindi questi 10 milioni e mezzo di turisti, indipendentemente dalla lingua che parlano, potranno trovare la stessa informazione con le stesse caratteristiche nella propria lingua. E se la propria lingua è, diciamo così, dell'est europeo, eccetera, almeno c'è l'inglese. Abbiamo pronto già anche un sistema di traduzione in francese, che però per adesso non è pubblicato. E il sito avete visto come si chiama, quindi non ve lo sto a dire. Questa è la pagina con cui il sito si presenta, quindi tutta l'area geografica dell'Euregio con le indicazioni del grado di pericolo valanghe. Qui c'è un altro elemento innovativo rispetto ai bollettini tradizionali. Perché? Perché abbiamo rappresentato anche sulla mappa del bollettino la diversificazione in base alle quote. Quindi di solito un bollettino valanghe per un'intera area geografica riporta un'unica colorazione, anche se in questa ci sono dei fondovalle o delle cime a 3.000 metri. Invece in questo prodotto noi abbiamo cercato di almeno mettere una differenziazione con un taglio di quota, qualora a diversa quota ci sia diverso pericolo. Ecco, quindi la mappa ha un aspetto un po' più tridimensionale. Adesso chiaramente per ogni area che ha le stesse caratteristiche di pericolo viene proposta una scheda di approfondimento con la descrizione testuale delle caratteristiche del manto nevoso, con le icone standard internazionali che rappresentano il tipo di pericolo, no? I tipi di fenomeni prevalenti che possono esserci in quell'area e tutti i dettagli che spesso si trovano in tutti i bollettini tradizionali. Ecco, qui un esempio della scheda di approfondimento che si trova semplicemente scorrendo la pagina web. Ormai siamo tutti abituati allo scroll, no? Quindi tutta la nostra vita è fatta di questi passaggi. Ci sono ragazzini, ho visto delle immagini di 5 anni che quando hanno un giornale tappano sulle parole per vedere se succede qualcosa. Bene, vedete questo in un attimo, questa è la pagina italiana ad esempio, la stessa diventa immediatamente in tedesco semplicemente cliccando su un pulsante, e così per le caratteristiche del manto nevoso e tutte le varie informazioni. Il bollettino esce ogni giorno alle 17 per la giornata successiva e dà un'indicazione di tendenza sul giorno che segue ancora. E questa, l'uscita del bollettino è preordinata al fatto che tutti i tecnici dei tre uffici diano l'ok per il confezionamento. Bene, qui adesso io ho praticamente finito, vi lascio consultare questa breve slide dove ci sono descritte le informazioni accessorie, quindi ovviamente abbiamo prestato molta attenzione ai glossari, alle terminologie, a spiegare cosa significa una valanga di piccole dimensioni piuttosto che di grandi dimensioni, o uno scorrimento superficiale profondo, valanga debole, coesione, eccetera. Quindi tutta la terminologia, seguendo e rispettando gli standard europei che in ambito EIWAS vengono definiti, è stata definita e illustrata con schede descrittive, anche con filmati, in maniera tale che l'utente possa avere cognizione piena, se lo vuole, semplicemente andando a scorrere un po' di pagine, di quello che sta leggendo e di cosa significa. C'è poi tutto un capitolo legato alle informazioni di tipo meteorologico che sono già state tirate in ballo, e quindi qui abbiamo inserito anche un sistema previsionale che riguarda i dati di temperatura, di neve e di vento, che sono i principali parametri che influenzano la stabilità del manto nevoso, e si trovano informazioni fino a 48 ore in avanti, rappresentate sia in forma di mappa che di tabella. Ci sono dentro tutte le stazioni meteo che sono disponibili in ambito Euregio, e quindi l'utente le può andare a cercare anche una per una e vedere quali parametri ha registrato. Qui adesso io faccio solo una carrellata perché non voglio farvi perdere altro tempo, proprio per avere un'idea così molto grezza di alcune delle informazioni che si possono trovare dentro. Ecco, vedete qui anche delle informazioni con dei brevi video. E chiudo con questa immagine che mi serve per ricordare che il quarto elemento forte di questo nuovo prodotto è la modernità, non so come chiamarla, giovanile, quindi l'apertura attraverso tutti i social network, ci sono anche dei blog nei quali vengono inserite tutte le informazioni salienti, i nivologi, i previsori che fanno l'individuazione del pericolo, diciamo così, mettono informazioni e ricevono sollecitazioni attraverso i social network, perché oggi evidentemente è un segmento di comunicazione che non può essere assolutamente trascurato, soprattutto se pensiamo che
la parte più esposta al pericolo di valanghe è quella giovanile, che ha chiaramente sulle spalle una certezza di invulnerabilità e mortalità e si butta in avventure incredibili, e questi credo che i giornali o forse bollettini valanghe o meteo non ne leggano, e forse con i social riusciamo a raggiungerli. Io vi ringrazio e auguro a tutti un buon lavoro per la giornata. L'applauso credo rappresenti in modo molto più significativo quella è la gratitudine per queste iniziative, per quest'ottima presentazione. Mi sembra progetto davvero di grande interesse e molto ben rappresentato anche in queste breve presentazioni. Bene, allora a questo punto ringrazio nuovamente chi ci ha portato questo assoluto introduttivo e darei l'avvio a questa prima sessione del nostro convegno. La prima sessione, che ha un taglio più prettamente penalistico, però abbiamo concordato di condividerne la presidenza insieme al professor Alberto Gambino. Il professor Alberto Gambino è qui al tavolo, ordinario di diritto privato e prorettore dell'Università Europea di Roma, e anche e soprattutto in questa sede condirettore scientifico della rivista Diritto Sportivo. Insieme a lui oggi presiedo questa prima sessione e cederei subito però proprio la parola al collega, sia per un saluto suo personale sia per presentare alcune iniziative che ha già in programma. Prego, credo funzioni. Caricare i lucidi. Volete che mi sposto lì? Sì, volentieri, così è più comodo. Perfetto. Queste sono dove sono stati messi? Prima sessione? Forse è meglio che vengo lì, no? Sì, sì. Ma voi se volete... Se mi telecomando, se no? Funziona questo telecomando? Perfetto. Grazie. No, e pare che funzioni, quindi... Buongiorno e ringrazio davvero per questa opportunità di coinvolgimento reciproco fra uno strumento che... confido possa risultare utile soprattutto anche alla luce delle cose che sono state dette in questi due interventi introduttivi con riferimento agli aspetti normativo-regolamentari. E cioè la rivista Diritto Sportivo l'anno prossimo compie 70 anni di vita ed è da sempre stato uno strumento per l'elaborazione di proposte legislative e anche regolamentari attinenti al mondo delle attività sportive. E in qualche modo la sua tradizione, che provo, allora forse è meglio che vengo lì, se no. Che si riassume nell'esperienza iniziale di questa rivista. Oggi avrete notato c'è un dibattito molto acceso fra il presidente del CONI e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che riguarda in senso ampio il grande tema dell'autonomia dello sport. Ebbene, Giulio Onesti era un avvocato che era stato incaricato dal governo De Gasperiano di liquidare il CONI. Il CONI nasce prima del fascismo, però durante il fascismo aveva avuto delle incrostazioni che l'avevano reso evidentemente non più autonomo, e quindi la prima soluzione era quello di liquidare e poi lavorare piuttosto su tutte quelle associazioni sportive strettamente collegate ai partiti dell'arco costituzionale. Chi ha qualche ricordo di, anche attraverso la lettura della storia recente, c'erano e ci sono tuttora alcune associazioni, diciamo così, di tendenza legate a quelle che erano le grandi aree politiche. E invece Giulio Onesti cambiò totalmente la direzione, le sorti, diciamo così, del movimento sportivo italiano, perché anziché liquidarlo, riuscì, anche attraverso la sua autorevolezza, a creare intorno al CONI, e in particolare proprio con la rivista di diritto sportivo, un gruppo di studiosi,
scelti, potremmo dire, un po' col manuale Cencelli, per cui c'erano giuristi di area socialista, democristiana, comunista, repubblicana, liberale, socialdemocratica, insomma quelle che erano le tendenze, che cominciarono a rielaborare tutto il tessuto normativo regolamentare del diritto sportivo italiano attraverso la rivista di diritto sportivo, che diventava lo strumento di grandissima autorevolezza che ha consentito via via di presentare al governo italiano e al Parlamento alcune soluzioni che evidentemente erano già state metabolizzate proprio per l'estrazione politico-culturale diversificata di questi giuristi. Infatti poi il CONI non fu per niente liquidato, anzi il CONI di oggi prende le mosse proprio da quell'operazione di Giulio Onesti. Per dirvi quanto è importante uno strumento che abbia una sua affidabilità anche scientifica. E mi interessa moltissimo, è un percorso che ormai sono 3 anni che stiamo facendo, la professoressa Rossi e il professor Rizzo, che la rivista abbia una pluralità di discipline come punto di riferimento, perché la grande tentazione, capirete, del mondo della legislazione sportiva è di concentrarsi soprattutto sul calcio, che per motivi di in qualche modo fatturati supera di gran lunga un po' tutti gli altri sport messi insieme. E questo però è un male oggettivo per anche le discipline sportive da un punto di vista giuridico, perché all'interno della vicenda di uno sport così preminente a livello mondiale ci sono delle norme peculiari che risentono anche di tutto quello che è ciò che ruota intorno a quello sport, le sponsorizzazioni, il tema dei diritti televisivi, il grande tema anche dei campionati e della rilevanza internazionale di alcuni campionati, e questo fa sì che ci sia una sorta di diritto un po' deformato, che pur dovendo prendere le mosse, come tutto il diritto sportivo, dai saperi che si intrecciano tra di loro e lo compongono, nel caso del calcio subisce evidentemente una metamorfosi strettamente legata a degli interessi molto specifici. E questo è un male per gli studiosi, perché a quel punto non si riesce a identificare il diritto sportivo come strumento di socialità, che evidentemente deve avere una ricaduta soprattutto su chi pratica lo sport, non sugli attori che sono visibili attraverso i media. Anche loro ovviamente hanno diritto di cittadinanza, ma sono molto più numerosi, evidentemente i praticanti, diciamo dilettanti, che saltuariamente fanno lo sport, che invece devono avere delle regole il più possibile, come fosse una mimesi dell'ordinamento giuridico. Non è un caso che c'è anche un comitato scientifico internazionale, proprio perché la genesi del diritto sportivo è molto particolare. Perché il diritto sportivo non è un diritto dello Stato italiano. Il diritto sportivo, gran parte dei presenti lo conoscono, ma nasce da un'associazione privata, e cioè il Comitato Olimpico Internazionale, nient'altro che un gruppo di associazioni che si sono messe insieme e che organizzano le Olimpiadi, semplificando al massimo. E qual è il motivo per cui poi i CONI nazionali e quindi le federazioni sono allineati alle regole del Comitato Olimpico Internazionale, e che la sanzione del non rispetto di quelle regole è la non partecipazione alle Olimpiadi, la sanzione estrema, che è una sanzione molto più significativa di quanto non sia una sanzione di un giudice ordinario o penale. E dentro questo meccanismo tutto privatistico, di diritto potremmo dire internazionale privato, c'è l'autonomia dello sport, ed è il motivo per poi a cascata i CONI, le federazioni si dettano le loro norme. Poi ovviamente, entrando negli ordinamenti dello Stato, queste norme non possono essere in conflitto con i principi generali di quell'ordinamento sportivo, e qui entra il tema della non discriminazione, tutti i temi legati alla salute, tutti i temi legati anche a una conformità dei principi legati alla libertà, e quindi grande conflitto adesso che c'è tra le giurisdizioni amministrative e la giustizia sportiva, e quando ci sono alcune sanzioni della giustizia sportiva che creano un danno per gli atleti, e quindi lì ci sono i diritti soggettivi che non possono essere conculcati certamente dalla giustizia sportiva, che davanti a delle decisioni che uno ritenga che siano ingiuste portano ad adire
alla giurisdizione ordinaria per la violazione dei principi legati alla, in questo caso, diritti soggettivi, e quindi siamo nell'ambito del risarcimento del danno. E quindi capirete che questo conflitto, non ultimo il tema dell'iscrizione ai campionato per quanto riguarda la Serie B italiana, che, come avrete visto, alla fine è dovuto intervenire il governo con un decreto legge, peraltro poi disinnescato dall'evoluzione giurisprudenziale, che aveva proprio la funzione di riprendere in capo allo Stato una decisione che si veniva un po' mandata tra il Collegio di Garanzia del CONI e la giustizia sportiva della Federazione Gioco Calcio, con ovviamente decisioni diametralmente contrarie. E quindi in quel caso è stata fatta una legge ad hoc, un decreto legge peraltro non convertito, che aveva proprio quell'intento. Per dirvi quanto è delicato questo tema, nell'ambito del comitato di direzione c'è una pluralità di soggetti, e mi fa molto piacere indicare che proprio per la valorizzazione del comparto di tutti gli sport legati alla montagna abbiamo inserito Margaret Helfer dell'Università di Innsbruck, Alessandro Melchionda dell'Università di Trento, e anche nel comitato editoriale ci sono Umberto Izzo e Stefania Rossi, e quindi anche la spina dorsale della rivista è rappresentata da esperti che hanno una forte attinenza anche col focus del nostro convegno. Trovate un numero all'uscita, e anche qui mi fa molto piacere indicare che nell'ambito di questo fascicolo appena uscito c'è il focus dell'ultimo convegno che proprio Stefania Rossi ha organizzato, che riguarda lo sci e le valanghe, gli aspetti tecnici e la responsabilità, con ben 5 saggi. E in questo caso noterete anche dai titoli di questi saggi, non sono strettamente giuridici, e cioè proprio per creare una sorta di osmosi fra il diritto e quelle che sono le esigenze pratiche, pragmatiche, anche le scienze regolamentari. Non ci si può affidare soltanto in modo un po' astratto al giurista, ma è necessario confrontarsi anche con le discipline che sono, diciamo così, più sociali. E infatti in questo caso il monitoraggio, i dati statistici, gli aspetti tecnici e anche Savadori, la percezione rischio valanga e gli errori cognitivi sono evidentemente legati ai temi della psicologia, ai temi delle scienze statistiche, della statistica economica, che strettamente sembrerebbero non poter rientrare in una rivista di diritto sportivo, ma se la si interpreta, come almeno io e il condirettore Giulio Napolitano, che in realtà è una rivista di elaborazione di proposta normativa, si comprende bene, come peraltro fanno le commissioni parlamentari nell'ambito delle indagini conoscitive, delle audizioni, che sentono esperti che non sono evidentemente o quasi mai giuristi, ma sono soprattutto esperti dei contenuti sui quali si andrà a legiferare. Accanto alla rivista c'è un sito internet facilmente raggiungibile, perché è nel sito del CONI, c'è un banner e c'è rivista di diritto sportivo, quindi si entra subito. Ecco, su questo sito internet stiamo sviluppando una sinergia proprio con l'Università di Trento, perché vorremmo rafforzare il focus che ha a che fare col diritto sportivo della montagna. E quindi, poiché già c'è un progetto che viene da lontano qui a Trento, con una serie di raccolte di dati giurisprudenziali, di riflessioni giuridiche, di saggi che riguardano questo comparto delicatissimo delle attività sportive, all'interno di questo, che è già esistente ormai da 5 anni, questo sito, dove ci sono evidentemente i commenti, anche gli atti dei convegni con una forte immediatezza, no? La rivista cartacea ha alcuni mesi di tempo per uscire, l'online nel giro di 48 ore viene immediatamente implementato, e questo è utilissimo per gli operatori, che evidentemente non possono magari aspettare l'uscita del numero. E tra l'altro l'uscita del numero è sempre molto parziale, perché l'uscita del numero è una selezione anche un po' più attrezzata scientificamente di alcuni saggi, mentre l'online è molto pragmatico, molto concreto, ci sono tutta una serie di contributi che riguardano in particolare problematiche che emergono day by day. Ecco, e qui all'interno creeremo a brevissimo una sinergia anche con un link con l'Università di Trento. C'è un bel saggio di un professore di storia contemporanea, Antonio Cappuccio, non in questo numero ma uno dei numeri precedenti, che fa un po' la ricostruzione di questa rivista.
ve lo segnalo perché dentro una rivista giuridica c'è uno spazio per la storia dello sport, non la storia del diritto sportivo, ma la storia dello sport, tant'è che è curata dal rettore della LUMSA, che è un professore ordinario di storia contemporanea, Francesco Bonini, il quale da storico ripercorre, lui attraverso colleghi, collaboratori e allievi, in ogni numero un grande tema, e del diritto sportivo ma in chiave storica. Per esempio un saggio molto significativo è stato quello sulla storia del doping, la storia del doping che non è la storia dell'antidoping, ma di come già migliaia di anni fa si alteravano le prestazioni attraverso farmaci che avevano l'intento di incentivare in questo caso la prestazione fisica. Ed è molto importante la parte storica perché solo attraverso quell'evoluzione storica si riesce a capire l'appropriatezza di un intervento normativo che, al di là del fenomeno contingente, in qualche modo deve seguire una traiettoria che non può che ricavarsi un po' attraverso la storia dell'umanità, perché poi insomma i vizi e le virtù dell'umanità possono sempre gli stessi, non è che cambiano evidentemente la gravità e le modalità, ma è molto significativo quel percorso storico. Queste, diciamo in estrema sintesi, è la rivista di diritto sportivo del CONI. Noi siamo davvero molto lieti di patrocinare, essere in collaborazione con questa iniziativa, anche perché è il CONI che istituzionalmente ha molto piacere di questo confronto, un po' perché alimenta anche le policy del CONI, un po' perché proprio in questa fase di attrito con il governo sull'autonomia dello sport, adesso al di là di quella che sarà la soluzione politica, che chiaramente nessuno di noi può in qualche modo dirottare in una maniera o in un'altra, sarà fondamentale preservare un nucleo di riflessione, di elaborazione delle linee giuridiche e regolamentari di questi comparti, che potremmo dire parta un po' dal basso, perché attraverso lo strumento una rivista che però ha un grande ascolto, e anche le proposte, nell'online è molto facile mandare una proposta, un piccolo saggio, anche queste slides che abbiamo visto prima possono essere inserite nell'online, perché consentono intanto di fare una sorta di grande istruttoria su quali sono le reali esigenze di quella disciplina. Capirete che se si perde questo strumento e si va soltanto nelle aule parlamentari o nelle aule dei consigli regionali, c'è il rischio che ci sia uno scollamento fra competenze giuridiche necessarie, in qualche modo ai fini della redazione di un testo, sistema del diritto sportivo che viene da lontano e soprattutto esigenze e collegamento con i territori. Ed è questo forse uno dei motivi che adesso mi fa dire che, al di là delle appunto soluzioni che adesso si è arrivata, peraltro non riguarda tanto il CONI quanto con i servizi, quindi diciamo evidentemente la cassa patrimoniale del CONI, quindi per intenderci i soldi che vengono dati alle federazioni, ma mi fa piacere chiudere segnalando anche la massa significativa di convegni che abbiamo sviluppato in questi 3 anni di vita, perché è vero che la rivista compie 70 anni l'anno prossimo e quindi è in piena continuità del primo numero del 49, però è anche vero che il rilancio con la nuova direzione, pur mantenendo integri i comitati scientifici, è del 2015. Chiudo con la figura che i giuristi conoscono, a cominciare dal mio collega, di Massimo Severo Giannini. Massimo Severo Giannini è stato il padre del diritto sportivo italiano, nonché anche il padre del diritto amministrativo. Il diritto amministrativo, lo sanno bene gli amministrativisti, è una peculiarità tutta italiana. E la peculiarità degli studi di Massimo Severo Giannini, che ha diretto la rivista insomma quasi 50 anni, è stata quella di aver individuato dentro la teoria degli ordinamenti una sfera di giuridicità, quindi di vincolatività delle regole, anche non di diretta derivazione statuale. E cioè a dire, attenzione, gli ordinamenti non sono quelli che in chiave un po' verticalistica partono dallo Stato e poi via via entrano nelle varie sottocategorie delle fonti regolamentari, ma sono anche quando si creano delle sfere di societalità con alcune caratteristiche,
con la cogenza soprattutto di quelle norme, il rispetto di quelle norme, e quindi si creano dei microordinamenti in qualche modo paralleli, talvolta sovrapponibili all'ordinamento generale, mai ovviamente in contrasto soprattutto con i sacri principi costituzionali, questo non sarebbe possibile, ma che sono esattamente l'autonomia del diritto sportivo. Ed è in quest'ottica che convegni come questi sono utilissimi, perché poi, dice un mio saggetto in questo numero dove parlo di fattispecie civilistiche, a dire che ogni disciplina deve avere una sua autonomia, perché all'interno di quelle discipline ci sono delle specifiche regolamentari che non sono affatto omogenee o talvolta sono contrastanti con i principi di altre discipline. E quindi è chiaramente un lancio di un dibattito di dire: non dovremmo parlare di giustizia sportiva in senso lato, ma di giustizie sportive strettamente collegate a discipline che hanno peculiarità diametralmente diverse. E questo in qualche modo è già l'inizio di un dibattito. Vi ringrazio. Mi preme innanzitutto, oltre che ringraziare il collega professor Gambino per questa presentazione, esprimere la mia massima apprezzamento e ammirazione per questo rilancio in modo articolato, approfondito e moderno della rivista, strumento importante, questa sinergia anche con la parte, diciamo, informatica è fondamentale per mantenere viva l'attualità, ma gli sono molto grato anche perché da par suo ha saputo ben inquadrare i profili anche di rilevanza giuridica che il tema dello sport pone, cioè di un settore nel quale si è sinergia tra l'aspetto privatistico e l'aspetto pubblicistico, c'è sinergia tra la conoscenza del dato fattuale e l'esigenza del diritto di capirlo prima ancora che di disciplinarlo. È uno di quei settori nei quali spesso il diritto fatica ad entrare, perché ha delle rigidità che mal si prestano a dare autonoma e effettiva disciplina a questa materia. Ora, nel cominciare la prima sezione, quella più prettamente penalistica, di questo ce ne si può ben rendere conto, perché è chiaro che il tema dei profili penalistici, prego anzi già i relatori di avvicinarsi al tavolo e prendere posizione, quindi invito subito nell'ordine il dottor Cagnati, il dottor Fournier, la dottoressa Rossi e il dottor Rispoli. Dovrebbero essere già organizzati anche le posizioni. Se ne manca una. Allora vi diamo il cambio, facciamo dopo il coffee break faremo il cambio, così abbiamo tutti. Benvenuti a tutti. Dicevo, mi sono interrotto per invitare i relatori di questa prima sessione, il tema del diritto penale legato al tema valanghe pone vari problemi. Ci sono problemi sì di applicazione di fattispecie penalistiche che hanno una loro storia, ma che soprattutto vanno ricollegate ad altri aspetti di diritto penale molto rilevanti, il tema della colpa, il tema della causalità e per certi versi anche il tema della prevenzione. Le relazioni che sono state programmate oggi toccano un po' tutti questi aspetti, sia, ripeto, in una prospettiva più prettamente giuridica, sia in una prospettiva più prettamente tecnica e preventiva. La prima relazione in particolare è quella del dottor Anselmo Cagnati, lo presento, è dirigente responsabile per il Centro Valanghe di Arabba, che è l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto. Collabora con gruppi di ricerca del CNR e ha partecipato a missioni scientifiche in Artico e Antartide, oltre che essere autore di numerosi contributi scientifici. Il tema della relazione è appunto il fenomeno valanghivo, caratteristiche e dinamismi. Prego.
Posso stare in piedi? È videoregistrato però, e quindi c'è il problema che se lei sta in piedi, chi ci guarda via internet non la sente. A meno che non ci forniscano. Guardi, se vuole le diamo un microfono, un cosiddetto gelato. Va bene, va bene. Non c'è problema. Come vuole? Bene, buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, soprattutto la dottoressa Rossi che mi ha contattato per venire a fare questa presentazione. Ecco, io farò un intervento tecnico, diciamo, in una sessione, come diceva il moderatore, che è prevalentemente giuridica. Farò questo intervento soprattutto per inquadrare il problema, che è il problema di cos'è una valanga sostanzialmente. Sembra una banalità, però fra tutti i fenomeni naturali probabilmente le valanghe è quello meno noto anche agli addetti ai lavori. E quindi è importante fare un inquadramento, capire un attimo qual è la tipologia di valanga che interessa principalmente le attività sportive in montagna e come si formano e come nascono questi eventi da un punto di vista anche della genesi e della dinamica. Ecco, io comincio con queste due vignette che qualcuno avrà già visto, si trovano su un bel libretto edito dalla Eneva, divulgativo, per chi si approccia a questa materia. E qui sono fatte due rappresentazioni che riguardano un po', diciamo, la valanga nell'immaginario normale, no? Quindi una massa di neve che insegue uno sciatore e uno sciatore dentro una palla di neve che scende su un pendio. Naturalmente queste immagini fanno sorridere e facevano sorridere soprattutto 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, quando io ho cominciato a occuparmi di questa materia. Adesso la prima vignetta su in alto della valanga che insegue lo sciatore è diventata realistica perché ci sono, li avrete visti, i filmati dei free rider che corrono davanti alle valanghe, quindi questa qua non fa più tanto ridere. Alla seconda, con lo sciatore dentro la palla di neve, non ci siamo ancora arrivati. Però vabbè, a parte questo, dicevo così, la prima parte della mia presentazione riguarda la modalità con cui si forma una valanga lastroni. Ecco, questa in realtà è una valanga che tipicamente interessa le attività sportive in montagna. Ecco, il 95% degli incidenti da valanghe è dovuto a distacchi provocati di valanghe lastroni. Quindi qua entrano due concetti. Il primo concetto è quello della tipologia di valanghe, cioè valanga a lastroni significa che sono valanghe normalmente non di tipo catastrofico, non sono le valanghe che producono i 30 morti, i 29 morti a Rigopiano o la distruzione di Galtour, ma sono eventi medio-piccoli caratterizzati appunto dalla presenza in superficie di un lastrone di neve, cioè di uno strato di neve più o meno compatto, dove la rottura della valanga si manifesta sul terreno attraverso una frattura lineare che è ben visibile. Il secondo concetto è che si tratta di distacchi provocati, cioè l'intervento dell'uomo e quindi la presenza sul pendio di uno sciatore, di un escursionista, di un ciaspollatore, eccetera, molto spesso, quasi sempre, diventa un elemento determinante per il distacco della valanga stessa. Ecco, quando sono le condizioni per il distacco di una valanga lastroni? Sono quattro sostanzialmente. L'inclinazione del pendio, cioè ci deve essere almeno un pendio che ha inclinazione di 30 gradi o più. La seconda condizione è che ci sia un lastrone di neve, cioè uno strato di neve superficiale più o meno compatto. Questa è la seconda condizione. La terza condizione è che ci sia all'interno del manto nevoso uno strato che noi chiamiamo strato debole, che è lo strato nel quale avviene la rottura di taglio che poi produce il distacco della valanga lastroni. E la quarta condizione, come vi dicevo, è il carico esterno supplementare che funge un po' da detonatore, e cioè da innesco del processo di rottura che poi produce la valanga. Ecco, il distacco della valanga lastroni avviene sostanzialmente attraverso una rottura di taglio in direzione parallela al pendio nello strato debole. Vi faccio vedere una rapida sequenza di quattro slide che vi mostrano un po', diciamo, le varie tappe di queste fasi, che non è che avvengono
immediatamente, ma durano ore o anche addirittura giorni e poi si traducono sul pendio con un evento immediato che dura qualche secondo. Quindi concettualmente abbiamo un lastrone superficiale che può essere uno strato di neve fresca e sotto il manto nevoso uno strato di neve vecchia. Questi due strati, molto diversi fra di loro, sono separati da uno strato che viene chiamato strato debole, che è generalmente uno strato a debole coesione dove avviene la rottura di taglio. Ecco, nella prima fase del distacco di una valanga lastroni avviene una frattura iniziale all'interno dello strato debole. Qui siamo a livello microstrutturale, cioè significa che avviene una rottura dell'ordine di pochi millimetri nella microstruttura di cristalli di ghiaccio che compongono lo strato debole. Questa frattura iniziale può essere assorbita dal manto nevoso e allora non succede niente, oppure questa frattura può propagarsi sul pendio in direzione proprio parallela al pendio per un'area più o meno vasta e in questo caso in cui abbiamo la propagazione della frattura si verifica dopo la rottura di taglio che porta al distacco dalla valanga. Quindi la seconda fase è la propagazione della frattura, la terza fase è la rottura per trazione nella zona della corona della valanga. E solamente dopo abbiamo lo scorrimento e la valanga diventa visibile su un pendio. Queste sono le quattro fasi che caratterizzano appunto il distacco di una valanga lastroni. E noi la vediamo così. Vediamo quindi l'astrone che si è staccato, ovvero la nicchia di distacco che viene lasciata libera dall'astrone, vediamo una superficie più o meno lineare che si sviluppa sul pendio, che è quella della corona della valanga, dove è avvenuta la rottura di trazione. Ecco, questa foto, ancorché non sia di grande qualità, mostra in maniera molto precisa come avviene il distacco della valanga lastroni. Quindi questa foto sfata tutta una serie di luoghi comuni, e cioè che lo sciatore taglia la valanga, che la valanga arriva addosso allo sciatore, eccetera. Si vede uno sciatore nel bel mezzo del lastrone che col suo sovraccarico, che funge da detonatore e quindi da innesco del distacco, produce una frattura di taglio sul pendio che si propaga in maniera più o meno vasta, questo dipende dalle condizioni della neve, dipende dalle caratteristiche del pendio, e avviene appunto la rottura di taglio che provoca il distacco del lastrone, la rottura per trazione nella zona della corona, la vedete qui, e si manifesta quindi la valanga. Quindi queste sono le valanghe che interessano le attività sportive, quindi lo sciapinismo, lo sci fuori pista, le escursioni con racchette da neve e tutte quelle attività del tempo libero che si svolgono di fuori delle zone controllate. Molto spesso le valanghe di tipo catastrofico, come dicevo prima, quindi valanghe che possono interessare gli abitati, anche le vie di comunicazione, eccetera, non avvengono con questa modalità. Siamo in un altro campo, in un altro ambito, altre condizioni climatiche, però noi oggi parleremo di questo. Il vento è il principale costruttore di lastroni. Ecco, questa è una regola, no? Naturalmente possiamo avere lastroni anche che hanno varia origine, ci può essere un lastrone che deriva anche dal riscaldamento, dallo strato superficiale del manto nevoso, eccetera, però nella maggior parte dei casi è il vento che costruisce i lastroni di neve. Quindi il vento come fattore meteorologico è l'origine di questi fenomeni di valanga lastroni. E il freddo invece è il principale costruttore degli strati deboli. Ecco qua vedete una sezione del manto nevoso reale, non più schematizzata, con un disegno, dove abbiamo uno strato superficiale che è lastrone, abbiamo la neve vecchia sotto e qua si intravede molto bene in trasparenza questa linea, questo strato molto sottile, chiaro, che è il cosiddetto strato debole. È uno strato dove abbiamo una certa tipologia di grani che sono molto fragili e nei quali può avvenire la rottura che produce appunto il distacco della valanga lastroni. Molto spesso questi strati deboli sono formati da brina di superficie ricoperta da neve successiva, può essere brina di fondo anche ricoperta da neve, però nella stragrande maggioranza dei casi il freddo è il principale fattore meteorologico che porta alla costruzione e alla produzione di questi strati deboli. Quindi la combinazione vento e freddo sta all'origine di gran parte delle condizioni nivo-meteorologiche che producono poi appunto le valanghe lastroni.
Vi faccio vedere queste immagini perché, semplicemente per far vedere una questione molto importante quando parliamo di pericolo di valanghe, di probabilità di stacco di valanghe, eccetera. Questa immagine mostra in maniera molto schematica che le condizioni di stabilità del manto nevoso su un pendio hanno un'elevatissima variabilità. Ciò significa che un pendio non è mai omogeneo, ma se noi passiamo da un punto all'altro, possiamo trovare delle condizioni molto diverse e molto differenti. Ecco, quindi la variabilità delle condizioni di stabilità di un pendio è all'origine dei problemi, delle difficoltà che molto spesso si hanno da un punto di vista pratico, anche nelle indagini successive a quando si verifica un incidente da valanga. L'incidente da valanga è un evento, sì, una valanga è un evento effimero, e cioè si manifesta quando c'è la neve, ma magari dopo qualche giorno, dopo qualche mese, la neve non c'è più, scompare tutto, troviamo un bel prato e magari qualcuno è chiamato a fare anche delle analisi di come si è verificato l'incidente e si trova a dover fare delle valutazioni molto spesso molto difficili, che derivano dal fatto, primo, che la neve è scomparsa e non rimane traccia di nulla, e secondo, che sul pendio c'è un'estrema variabilità delle condizioni fisiche e meccaniche del manto nevoso che lo caratterizzano, e quindi è molto difficile, estremamente difficile, risalire a quelle che erano le condizioni che effettivamente hanno prodotto l'incidente valanghivo. Ecco, due parole sull'effetto del sovraccarico. Vi dicevo che questa è una delle condizioni essenziali per il distacco di una valanga lastroni provocata. Questo cosa significa? Significa che c'è un fattore esterno, che è il carico prodotto dal peso proprio dello sciatore sulla neve. Questo carico naturalmente si trasmette all'interno del manto nevoso e va a interessare quello che abbiamo chiamato strato debole all'interno del manto nevoso, quindi è un fattore esterno che facilita la rottura di taglio all'interno dello strato debole. Allora, si è visto che questa sollecitazione aggiuntiva dovuta al peso di uno sciatore si distribuisce secondo determinati criteri fisici all'interno del manto nevoso, è una distribuzione, vedete, di tipo a cipolla, man mano che si va in profondità l'entità del sovraccarico diminuisce. E questa è la ragione per cui sono più critici soprattutto gli strati deboli che si trovano vicino alla superficie del manto nevoso. E questo cosa vuol dire? Che nel caso delle valanghe che interessano le attività sportive, non dobbiamo immaginarci distacchi di valanghe con spessori di metri, ma bastano poche decine di centimetri. E quindi la profondità critica, nel caso di distacco di valanghe lastroni provocate, è collocata in una fascia che va tra i 40 e i 60 centimetri mediamente, quindi si tratta di distacchi che hanno spessori abbastanza contenuti. Quindi quanto maggiore è la profondità dello strato debole, tanto inferiore sarà l'eventualità di un distacco. Questo è facilmente intuibile, perché più si va in profondità e meno probabilità c'è di provocare il distacco di una valanga. E questa è la ragione per la quale molto spesso gli inverni molto nevosi sono quelli che producono meno incidenti. Anche questo è un luogo comune da sfettare. Uno pensa che tanta neve sia associata a tanti incidenti, non è così. In realtà la maggior parte degli incidenti li abbiamo quando abbiamo spessori ridotti del manto nevoso, proprio per questo effetto del sovraccarico sullo strato debole all'interno del manto nevoso. Ecco, un'altra questione importante nel distacco delle valanghe lastroni è l'effetto del sovraccarico sul manto nevoso. L'effetto del sovraccarico che dipende dal tipo di azione che si fa sul manto nevoso. Un conto è uno sciatore che rimane fermo sulla neve, un conto è uno sciatore che cade, una caduta rovinosa su un pendio. Se noi consideriamo pari a 1 il sovraccarico prodotto da uno sciatore fermo, se andiamo a vedere uno sciatore, uno snowboarder in discesa che effettua delle curve molto strette, magari saltando, produce un sovraccarico che è 5 volte maggiore. Uno sciatore che cade in discesa produce un sovraccarico che è 6 o 7 volte maggiore, che è quasi il sovraccarico prodotto da un gatto dalle nevi sul pendio, tanto per avere un'idea, anche una stima. Ecco, due parole su quelli che sono i principali problemi valanghivi che possono generare incidenti. Accenno a questo perché recentemente
questa questione dei problemi valanghivi tipici è stata introdotta anche nei bollettini di previsione in valanghe, per cui è bene cominciare a avere dimestichezza con queste rappresentazioni che stanno a raffigurare certe tipologie di problemi e quindi mettono in guardia direttamente gli utenti dei bollettini su particolari problemi che ci possono essere. Allora, il primo problema valanghivo è quello della neve fresca. Neve fresca significa che l'instabilità del manto nevoso dipende dai quantitativi di neve fresca. Questo concetto banale, comune, tutti sanno che più neve fresca c'è, più aumenta il pericolo di valanghe. Fin qua non ci sono problemi, questo è il primo cosiddetto problema valanghivo che viene, quindi quando vedete questa icona sui bollettini valanghe, significa che il problema valanghe in quel periodo è dato dalla neve fresca. Secondo problema, quello della neve ventata. Neve ventata, in questo caso l'instabilità del manto nevoso è dato dall'azione di erosione, trasporto e deposizione della neve ad opera del vento. Bene, in questo caso non è necessario che ci sia tanta neve fresca, bastano anche pochi centimetri, ma il fattore meteorologico determinante è il vento che produce accumuli di neve sui versanti sottovento e quindi poi la possibilità che si creino, producano distacchi di valanghe sui pendii sottovento. Terzo problema è quello degli strati deboli persistenti. Qui, in questo ambito, abbiamo la maggior parte degli incidenti nelle attività sportive, perché queste situazioni sono abbastanza difficili da determinare. Perché? Perché l'instabilità del manto nevoso in questo caso è data dalla presenza di strati deboli nella neve vecchia, per esempio strati di brina di fondo, strati di brina di superficie ricoperta, quindi non si vedono all'esterno. Per questo diventa difficile la valutazione. Mentre la neve fresca la vediamo, l'azione del vento la vediamo, la presenza di strati deboli persistenti che durano anche mesi, questo significa persistenti, non la vediamo e per questa situazione qua è particolarmente subdola. Il quarto problema valanghivo è quello della neve bagnata, in questo caso l'instabilità del manto nevoso è dovuta alle temperature elevate, questo è banale. E poi abbiamo infine il quinto problema valanghivo, che è quello forse meno conosciuto, che è quello delle valanghe da slittamento. Valanghe tipiche di questi anni, di questi decenni di cambiamenti climatici. In questo caso l'instabilità del manto nevoso è data dalla presenza di acqua liquida nell'interfaccia neve-suolo. Queste sono valanghe che interessano relativamente le attività sportive perché ci devono essere due condizioni, e cioè spessori elevati del manto nevoso e acqua liquida nell'interfaccia neve-suolo. Siccome lo strato debole in questo caso è l'interfaccia fra la neve e il terreno, si trova molto spesso quando abbiamo questo tipo di eventi a elevata profondità, quindi l'incidenza del sovraccarico esterno diventa praticamente irrilevante. Per questa ragione questa tipologia di valanghe non interessa tanto le attività sportive. Ecco, due parole proprio sul brevemente, una breve cenno alla statistica sugli incidenti da valanghe. Io personalmente non è che amo molto le statistiche sugli incidenti, non perché non servano, ma semplicemente perché quando parliamo di valanghe normalmente il campione di dati è talmente esiguo che fare delle statistiche lascia un po' il tempo che trova, nel senso che i numeri sono, non è che stiamo parlando di incidenti automobilistici, non è che stiamo parlando di migliaia di eventi all'anno, abbiamo a che fare con numeri di poche unità all'anno. No, per cui anche fare delle elaborazioni statistiche diventa un po' problematico. Per esempio, un evento catastrofico come quello di Rigopiano, con 29 morti, fa sballare completamente le statistiche sulla distribuzione delle vittime da valanga per categoria, perché quei 29 morti là sono è una cifra superiore a tutti i morti in abitazioni che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni. Tanto per fare un esempio, insomma. Vabbè, comunque diciamo che mediamente in Italia abbiamo circa 20 vittime da valanghe all'anno. Questo è un numero abbastanza sicuro, tra virgolette, nel senso che quando c'è una vittima da valanga normalmente si viene a conoscenza. Si viene a conoscenza perché ovviamente non è che si possa nascondere un morto, no? Non è che venga tumulata la salma lì sul posto, per cui chiaramente il giorno dopo si viene a conoscenza, gli uffici valanghe escono sul territorio, fanno i rilievi del caso, eccetera. Diverso è il discorso degli incidenti. Gli incidenti da valanghe sono molto di più, enormemente di più, probabilmente siamo fuori di un fattore 5.
perché molto spesso la maggior parte degli incidenti non sono noti, non sono noti per varie ragioni. Uno, perché magari c'è un qualche pudore di chi è coinvolto in un incidente a valanga nel pubblicizzare l'evento. L'altra ragione è perché uno magari va incontro anche a guai di tipo giudiziario se ci sono delle vittime, eccetera, per cui tanti incidenti da valanghe rimangono sconosciuti, e quindi quello che vediamo noi, diciamo la parte numerica, statistica, è solamente la punta dell'iceberg, mentre abbiamo tutta una serie di casi che non sono noti, che non conosciamo, di cui non conosciamo praticamente nulla. Comunque, diciamo che vedete che c'è una variabilità interannuale molto spiccata sulle vittime da valanghe. Come dicevo prima, non c'è nessuna relazione con la nevosità. Non è che inverni nevosi siano inverni con tanti incidenti. Molto spesso tanti incidenti, come nel 2010, li abbiamo quando abbiamo inverni poco nevosi. 2017, guardatelo così, sapendo che qua dentro ci sono i 29 morti di Rigopiano, quindi questo valore è un po' falsato, diciamo, da quell'evento particolare lì. No, ma vedete che c'è una grande variabilità interannuale. E quello che possiamo dire sul trend delle vittime da valanga è questo, e cioè che per quanto riguarda le vittime sul terreno controllato, cioè sul terreno controllato significa le zone antropizzate, nelle zone nelle quali ci sono dei sistemi di sicurezza gestiti, parlo di centri abitati, vie di comunicazione, i morti sono diminuiti considerevolmente dagli anni 70. Questo perché? Perché sono state attuate delle misure di prevenzione, sono state create opere di difesa dalle valanghe, sono stati attivati dei piani di gestione del rischio, eccetera, no? E quindi in questi ambiti controllati dal sistema di protezione civile le vittime sono diminuite notevolmente. Invece nel terreno non controllato, che è quello dove si svolgono tipicamente le attività sportive in montagna, c'è stata fra gli anni 60 e gli anni 80, che sono gli anni del boom turistico nelle zone di montagna, c'è stato quasi un raddoppio delle vittime da valanga, che adesso si è un po' stabilizzato, no? Si è stabilizzato perché? Perché anche in questo settore, cioè nell'ambito sportivo, sono state adottate le misure di prevenzione, e quindi i bollettini valanghe, e quindi l'informazione, e quindi i nuovi sistemi di autosoccorso, eccetera, che hanno contenuto questa crescita che invece è stata molto marcata fra gli anni 60 e gli anni 80. Ecco, se guardiamo dove ci sono gli incidenti a valanghe, vediamo che la parte del Leone la fa un po' l'Alto Adige, e c'è una ragione di tipo climatico, perché l'Alto Adige è, avendo gran parte della cresta di confine, praticamente risente delle situazioni critiche che si possono sviluppare sia con i flussi meridionali che portano precipitazioni, sia con quelli settentrionali che portano precipitazioni però dall'altro versante, no? E quindi poi c'è anche una ragione chiaramente orografica, perché le montagne sono abbastanza alte, impegnative, i pendii sono ripidi, eccetera, poi viene la Val d'Aosta, poi vedete le province tipicamente alpine, la nostra divisione per provincia del numero di incidenti da valanghe dall'84 al 2016, insomma, vabbè, ma questa è una banalità se vogliamo. Forse più interessante è vedere qual è l'esposizione dei versanti dove si verificano gli incidenti, e vedete che la maggior parte degli incidenti li abbiamo nelle esposizioni nord, quindi da nord-ovest a nord-est, passando per il nord, e anche qui c'è una ragione climatica, perché questi sono i settori dove è più facile che si sviluppino gli strati deboli di brina di profondità, che sono all'origine di tanti incidenti da valanghe, e abbiamo un massimo secondario sui versanti sud-est, e anche questo ha una ragione di tipo meteorologico, climatico, perché dal punto di vista della durata, i flussi che interessano l'arco alpino meridionale, mediamente nell'arco di un inverno, sono prevalentemente flussi nord-occidentali, e quindi è più facile trovare depositi di neve ventata sui versanti sud-orientali. Ecco, per quanto riguarda gli spessori del distacco, vedete che gli spessori medi, come dicevo prima, vanno da 60, 50 a 60 centimetri, quindi siamo su spessori tutto sommato modesti, e quindi sta a significare questo che non abbiamo a che fare con valanghe di tipo catastrofico, ma sono eventi medio-piccoli. La distribuzione per categoria dei travolti, vabbè, anche questa non è una novità, la parte del Leone lo fa lo sci alpinismo, più del 50%, questa è l'attività più critica.
in secondo luogo lo sci fuori pista con il 23% e poi l'alpinismo. Queste tre categorie che sono le attività sportive che si praticano in ambiti non controllati fanno da sole più dell'85% degli incidenti da valanghe e anche più dell'80% delle vittime da valanghe. Questo significa che il problema valanghivo è un problema che riguarda tipicamente le attività sportive svolte al di fuori delle zone controllate. Se guardiamo quello che avviene sulle strade, vie di comunicazione, vedete, 2-3%, in abitazione siamo uno 0,39%, lo sci in pista 3%, ma questi sono ambiti controllati dove vengono attuate delle misure di sicurezza attraverso il sistema di protezione civile, attraverso i piani di gestione del pericolo di valanghe, nel caso degli impianti sciistici e così via. Quindi il problema riguarda tipicamente l'attività sportiva in montagna. Vabbè, questo lo salto perché dice praticamente la stessa cosa, non voglio far perdere tempo. Volevo accennare a due o tre problematiche attuali nell'incidentistica da valanghe, nella questione degli incidenti da valanghe, per dire un po' qual è il trend, anche dove si sta andando, eccetera. I problemi principali sono questi. Uno, gli incidenti autunnali, l'aumento degli incidenti autunnali. Questo perché la stagione dello sci alpinismo è stata anticipata di settimane, se non di mesi. Una volta lo sci alpinismo veniva fatto a cominciare da fine febbraio, se andava bene. Adesso si comincia a ottobre, se c'è la neve. Quindi c'è il problema degli incidenti che avvengono in autunno per la pratica intensiva di questa attività anche in mesi non tipicamente propizi per lo sci alpinismo. La questione dei gruppi numerosi, quindi l'iperfrequentazione di itinerari classici, questo è un altro problema. Dopo vi farò vedere una foto magari di un evento di cui avete sentito parlare. Il terzo problema è il miglioramento dei materiali e della tecnica. Oggi lo sci alpinismo e lo sci fuori pista si sta spostando sempre verso terreni più estremi, pendii ripidi, pendii molto ripidi. Una volta venivano fatte le traversate classiche, oggi come oggi si tende a prediligere le discese difficili. Quindi aumento dell'inclinazione significa aumento del pericolo di valanghe. È un'equazione matematica molto semplice. E l'altra questione è quella degli sciatori fuori pista occasionali, no? Cioè di chi pratica lo sci fuori pista, essendo assolutamente inconsapevole dei rischi a cui va incontro, no? C'è una fetta di frequentatori delle stazioni sciistiche che va per fare fuori pista senza avere una minima di conoscenza di base, senza essere a disposizione, senza avere a disposizione i materiali di protezione individuale e di autosoccorso, e quindi i cosiddetti inconsapevoli che non sanno a che tipo di rischio vanno incontro. E l'altra questione è quella delle discipline emergenti, cioè le escursioni con le racchette da neve, per esempio, no? Alcune discipline emergenti hanno prodotto in questi ultimi anni tanti incidenti a valanghe. Perché questo? Perché mentre nello sciapinismo esiste ormai una tradizione trentennale, diciamo, di prevenzione attraverso le scuole, attraverso i corsi, attraverso la formazione, nel caso di queste discipline emergenti, ma le racchette da neve è un esempio, ma poi possiamo mettere anche le motoslitte se vogliamo, possiamo mettere anche altre attività, chiaramente uno pensa che siano, siccome sono attività più semplici, che non comportino nessun tipo di rischio, mentre in realtà il rischio è lo stesso che praticare lo sci alpinismo. Vabbè, insomma, qua avevo alcune foto di incidenti avvenuti appunto in questi contesti particolari che vi ho appena accennato, per esempio l'incidente di Marmolada l'8 novembre 2005, vedete sullo sfondo il Sassolungo con i prati verdi, quindi neve, innevamento zero, però un incidente da valanghe è avvenuto a novembre perché c'erano dei sciatori sul ghiacciaio della Marmolada, i gruppi numerosi, anche qui un'immagine della Marmolada, nel qualsiasi giorno dell'inverno, questa è la situazione normale della Marmolada. E poi abbiamo incidenti di questo tipo, quindi quello di l'incidente qua di Monte Nevoso, in Val Aurina, del 12 marzo 2016, 9 persone travolte, 6 morti, ma soprattutto presenti 26 persone sul posto, che è una follia, no? E abbiamo tanti casi così adesso. Quindi la frequentazione dei pendii ripidi, anche qui faccio vedere un esempio di un incidente recente, quello del 19 aprile 2016 sul couloir Bunatti, al Petit Mont Blanc, con 2 morti. Oggi le sciapinistiche sono queste, non sono più le traversate da rifugio a rifugio.
sono queste, insomma, vabbè, non tutte, però sono anche queste, lo sci fuori pista occasionale, vabbè, questo l'abbiamo visto, le discipline emergenti, escursioni con racchette da neve, e bon, io ho finito, vi ringrazio, grazie. Grazie. Grazie davvero, molto interessante. Non si allontani, ho un quesito tecnico da porle, velocissimo. Mi ha interessato molto, incuriosito, quanto lei ha riferito circa la rilevanza che ha nel fenomeno valanghivo la presenza di questi strati deboli, e ci ha detto anche della difficoltà di identificare la presenza di questi strati deboli. Le faccio una domanda non da tecnico, sì, ma da curioso. Immagino che... presumo possa esserci la possibilità di rilevare la presenza di strati deboli attraverso delle sonde, sì, che si calano nel manto nevoso. Allora, ribalto il problema, non sarebbe possibile collocare in modo statico delle aste con delle sonde per cui nella formazione del manto nevoso si possa ex post poi rilevare in tempo reale l'eventuale presenza di questi strati deboli? No, purtroppo no, perché non c'è ancora nessun strumento automatico disponibile oggi che sia in grado di rilevare in modo autonomo, diciamo, questi strati. Quindi la difficoltà sta che è sempre necessaria la presenza di un operatore sul posto che vada fisicamente a scavare una buca e analizzare manualmente la presenza di questi strati. Siccome ovviamente non è che si possano mandare osservatori su tutti i pendii del mondo, questo pone un limite enorme nella raccolta di dati, anche perché quando succedono gli incidenti da valanghe, cosa si fa? Normalmente si va a vedere quelli che erano i dati della stazione più vicina dove sono stati raccolti, ma non a caso vi ho fatto vedere prima quel slide sulla variabilità spaziale del manto nevoso, e succede che molto spesso i dati raccolti dalla stazione non corrispondono ai dati, a quello che era effettivamente nel luogo dell'incidente. Questo è un problema grosso che è tuttora risolto. Grazie ancora. Allora, bene, proseguiamo. Altra relazione, altro intervento. Il problema della sicurezza è anche legata alle attività di intervento, al soccorso. Il dottor Michelangelo Fournier, se non ricordo errato il suo nome, è vicequestore aggiunto della Polizia di Stato ed è in servizio presso il centro addestramento alpino della Polizia di Stato di Moena. Il tema della sua relazione, il distacco di una valanga, sicurezza e soccorso nell'area sciabile attrezzata. Prego, dottore. Buongiorno a tutti. Diciamo che della materia ci occupiamo dal dopoguerra, dall'immediato dopoguerra, prima come corpo delle guardie di pubblica sicurezza e come Polizia di Stato, quindi abbiamo una tradizione abbastanza lunga. Generalmente nelle attività di montagna abbiamo sempre disposto un'operatività efficace per quello che riguarda l'aspetto valanghivo. Tutt'oggi abbiamo 5 unità cinofile più squadre che possono collaborare col soccorso alpino. Non abbiamo un rapporto di immedesimazione come i colleghi della Guardia di Finanza che costituiscono nuclei autonomi di soccorso alpino, però abbiamo un intervento ad adiuvandum con delle squadre. Ma il tema del mio intervento è più limitato, cioè non si rivolge all'evento valanghivo in generale, ma all'evento valanghivo che avviene nei pressi di una stazione sciistica. Occorre fare una piccola premessa. In circa 50 stazioni di sci che partono dall'Etna fino ad arrivare a Courmayeur e alle valli del Trentino, del Piemonte, eccetera, abbiamo un soccorso, che un servizio, che è chiamato soccorso e sicurezza in montagna ed è espressione diretta dell'attività di controllo del territorio del questore. Quindi già c'è un posizionamento dell'operatore a tutto tondo, cioè in realtà è come avere una volante, cioè si occupa delle tematiche di montagna ma si deve occupare di tutto, di qualunque illecito penale, amministrativo possa avvenire nell'ambito sciistico, con tutti gli oneri e gli obblighi che gliene derivano. Questo servizio regolarmente incomincia proprio con i giorni di apertura della stazione e si conclude con la chiusura degli impianti in tarda primavera. È un servizio che viene assicurato
per tutto il periodo dell'esercizio e quindi costituisce un presidio di sicurezza e di intervento per, in maniera permanente durante le aree, durante le ore di attività sciistica. Il personale è formato in maniera piuttosto approfondita su elementi di nivologia, meteorologia, è altamente specializzato nel pronto soccorso per quello che riguarda la traumatologia e tutti gli operatori allo stato dell'arte sono operatori BLSD, cioè sono rianimatori con il defibrillatore automatico. Sono tutti quanti specializzati inoltre in attività alpinistiche, in manovre di corda che possono, diciamo così, possono risultare estremamente utili in determinati frangenti. Il servizio potrebbe sembrare strano, potrebbe presentare degli aspetti negativi, ma invece non lo ha, viene effettuato su richiesta degli impiantisti, cioè l'impiantista si accolla delle spese e soprattutto si accolla la presenza di severi controllori, ma è felice di essere controllato, di essere come dire, suggerito, di avere delle prescrizioni, perché con gli anni hanno potuto comprendere che effettivamente quelle che potevano sembrare nostre eccessive pignolerie invece hanno, diciamo così, potuto costituire per l'imprenditore stesso una forma di garanzia, perché l'imprenditore, il concessionario delle piste da sci comunque finisce per avere un ruolo di garanzia all'interno di quello che avviene nel comprensorio che gestisce. Per quello che riguarda il fenomeno valanghivo, noi abbiamo due approcci diversi. Consideriamo delle aree permanentemente valanghive, indipendentemente dalla meteorologia, indipendentemente dalla nivologia, vuoi per l'impervietà del territorio, vuoi per le difficoltà in cui poi si verrebbe a trovare il soccorritore, le riteniamo permanentemente impraticabili. Perché questa impraticabilità avvenga, però non basta un semplice warning, un semplice avviso, riteniamo non sia sufficiente, per cui determinate aree presentano proprio degli ostacoli fisici che debbono essere aggirati e che chiaramente da una parte debbono scoraggiare chi temerariamente voglia affrontare fuori pista che vanno fatte, e dall'altra garantisce anche il gestore di aver approntato diligentemente tutti i mezzi di dissuasione tali da evitare che appunto qualcuno comunque si assuma in ultima analisi la responsabilità di quello che ha fatto. Un semplice divieto con un cartello riteniamo che non possa essere sufficiente. In quei casi noi facciamo sì che veramente debba diventare molto laborioso e ingegnoso l'accesso all'area da parte di chi comunque voglia intraprendere la discesa in zone pericolose. E queste sono zone che sono ben delimitate, ormai sono anche ben conosciute e che devo dire sono anche ben presidiate e purtroppo però devo dire anche ben violate, perché poi puntualmente troviamo delle tracce, ma d'altro canto se non li prendiamo sul fatto e poi non è che gli si possa fare granché in ultima analisi. Difatti. Caso diverso è quando abbiamo invece delle situazioni emergenti, cioè che una zona ordinariamente sicura presenti un rischio valanghivo. Questo può succedere per degli accumuli e a quel punto molto spesso c'è stata anche l'ordinanza sindacale a rinforzare il divieto di accesso, anche nella zona che solitamente è praticabile, si imposta un lavoro tale da creare un vero e proprio impedimento, rendere l'accesso quasi impossibile, ed in taluni casi, data la pericolosità, abbiamo addirittura presenziato fisicamente con un dispendio di risorse umane non differenti a far sì che le persone non, perché era talmente marcato il rischio che non potevamo, diciamo, ritenere di lasciare solamente una segnaletica
o di, di mettere degli impedimenti. Abbiamo avuto proprio bisogno di mettere un agente di polizia che stesse lì a, a dissuadere le persone dal passare in, in quelle zone. Tra l'altro è anche molto difficile confrontarsi con l'utente, perché questi ogni volta, ah, ma state pure qui a rompere, questa è la, 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 la filosofia, cioè, cioè gli italiani non amano particolarmente le uniformi, voglio dire, mo state pure qui a controllarci, ad inibirci. Fatto sta che poi le disgrazie sfortunatamente accadono. E questa è l'attività che noi facciamo di prevenzione, perché nulla avvenga. E io devo fare un plauso, però, francamente, soprattutto per l'esperienza che ho direttamente in Trentino, in Val di Fassa e in Val di Fiemme, che il, i concessionari delle, del servizio pubblico di trasporti e di discesa praticamente sono assolutamente sensibili ai nostri suggerimenti. Non c'è suggerimento che non venga, che non venga, che non venga adottato. Del resto, se no, non ci chiamerebbero, insomma, tutto sommato. C'è poi purtroppo il finita lo spazio della prevenzione, non sono stati numerosi i casi, devo dire, sono stati più in Val d'Aosta, qui francamente sono episodi, non ce ne sono stati rilevanti, invece in Val d'Aosta c'è stato qualcosa di più, c'è l'attività successiva, cioè quella di accertamento dei luoghi, delle persone, cioè ci sono, c'è una doppia fase, prima di tutto il soccorso, che viene effettuato nelle more subito dai poliziotti, che nel frattempo richiamano il soccorso alpino, le unità cinofili, perché chiaramente una pattuglia da tre non può seriamente fare, o anche fosse di cinque, non può seriamente fare una ricerca di valanga. Quindi c'è questa prima fase del soccorso e dopodiché c'è tutta l'attività di accertamento, perché chiaramente un delitto è stato commesso, quello di un reato di pericolo, la valanga è avvenuta, si spera non un delitto aggravato dall'evento con dei morti, voglio dire, ma subentra poi la nostra attività, che è quella di ricostruire il più possibile con filmati, con fotografie, con il concorso anche di esperti, di capire le responsabilità. Purtroppo è la fase alla quale nessuno di noi vorrebbe mai arrivare, perché significa che l'evento calamitoso è avvenuto. Noi ci stiamo orientando, anche perché è una cosa che non dovrebbe costare neanche tantissimi soldi all'imprenditore, di mettere il più webcam possibile lungo le piste, ce ne sono già diverse, perché abbiamo il problema poi della ricostruzione, che è sempre molto fantasiosa. Capisco che ci possono essere elementi di privacy, di, io vedo il consigliere che, però il problema è anche la ricostruzione degli incidenti, che sta diventando sempre più difficile. Presentazioni di 15 testimoni che non erano presenti al sinistro, cioè è un tema abbastanza difficile, una terra di frontiera. Noi cerchiamo di mettercela del tutto, soprattutto per quello che riguarda la prevenzione e il soccorso. Fare riferimento a una crescita culturale dei frequentatori a me sembra sia un po' una cosa utopistica, perché non sono molto interessati. Adesso poi soprattutto l'esplosione del freeride, che sarà una bellissima disciplina, però porta costantemente alla violazione non solo delle disposizioni, delle ordinanze, ma anche delle più normali attenzioni di dirigenza per essere sicuri verso se stessi e verso gli altri. Finché lo si è verso se stessi, temerari, va bene, il problema è quando poi subentra, come potete immaginare, l'incolumità degli altri. Devo dire, e qui concludo, che comunque gli episodi valanghivi nell'ambito delle stazioni non è rilevante, allo stato dell'arte non si configura come un'emergenza serissima, molto di più è che questi molto spesso si vanno a fare male in zone assolutamente impervie, per cui il dispositivo di polizia non è più sufficiente per andarli a recuperare, ma bisogna chiamare il soccorso alpino con un dispiego di energie umane e economiche non indifferenti. Quindi, insomma, voglio dire, sarebbe bene che tutti facessero un po' la loro parte per rendere le montagne un pochino più godibili, appunto, che come un tempo lo sci alpinismo erano delle traversate, oggi stanno diventando delle forme di, in alcuni casi, di sport estremo che non hanno ragione di esistere. Grazie. Grazie a lei.
Grazie per questa interessante esposizione anche delle modalità di intervento e anche delle difficoltà legate all'accertamento ex post di eventuali responsabilità. Chiedo scusa, inviterei a questo punto la dottoressa Rossi, assegnista di ricerca presso la nostra facoltà di giurisprudenza, a relazionare sul tema, a questo punto veramente più prettamente giuridico penale, sul pericolo delle valanghe tra prevenzione e responsabilità. Il tema della dottoressa Rossi è legato soprattutto ad una ricerca che lei presenterà, la stessa ricerca che è stata citata prima e ricordata prima e per la quale ringrazio nuovamente la Fondazione Caritro per il finanziamento. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie professore. Se mi è concesso, anch'io vorrei spendere due parole di ringraziamento proprio alla Fondazione Caritro, che mi ha permesso, nella persona appunto del dottor Filippo Manfredi, di proseguire quello che era già un percorso di studi su questi temi, e mi ha garantito un'enorme opportunità da un punto di vista personale e professionale per potermi dedicare a tempo pieno alla ricerca. E appassionandomi peraltro ad un tema che appunto è molto sentito a livello locale, a livello territoriale, al territorio trentino, in particolare anche a questa facoltà, credo di aver dato un contributo con delle ricadute in qualche modo oggettive, come l'implementazione appunto di questa expertise nel campo di ricerca italiana. Oggi siamo qui, parliamo di questi temi, è nato diciamo un gruppo di ricerca anni fa su questi temi di cui faccio parte, e questo appunto mi ha consentito, come dicevo, di portare avanti, di implementare, di continuare e proseguire anche in futuro su questi aspetti, su questi approfondimenti. Ovviamente vorrei che tutto ciò che viene discusso oggi possa poi tradursi in un rapporto di ricerca con uno scopo divulgativo che vada anche al di fuori di quella che è la comunità scientifica, al di fuori di quelli che sono i confini locali. Del resto, lo studio del fenomeno valanghivo legato all'esercizio di attività sportive ha fin dall'inizio interessato il CONI, che è stato direttamente coinvolto nella divulgazione dei risultati tramite la rivista di diritto sportivo, la quale finora appunto ha patrocinato tutte le iniziative convegnistiche ed editoriali promosse. Per questo appunto un sentito ringraziamento va al professor Gambino, che mi onora davvero oggi della sua presenza. Tutto quanto fatto in questi due anni, e non solo, mi ha permesso ovviamente di entrare in contatto con un mondo davvero molto affascinante, con coloro che lo vivono quotidianamente, sotto molti aspetti. Gli appassionati sportivi, le guide alpine, i maestri di sci, le forze dell'ordine, gli operatori del soccorso alpino, ma anche appunto, come vedremo poi, magistrati, colleghi di altre università e studiosi di altre discipline che si sono interessati da diversi angoli visuali di quella che è la tematica dei sinistri occorsi in area valanghiva. Per questo ringrazio molto i relatori presenti, che oggi appunto si alternano nel portare ciascuno un contributo importante per comprendere un tema che, a mio modo di vedere, può e deve essere affrontato in ottica interdisciplinare. Come vedremo poi nel proseguo delle relazioni, soprattutto per quanto riguarda la terza sessione, importanti studi sono già stati finanziati per quanto riguarda gli studi relativi alla componente cognitivo-comportamentale da Accademia della Montagna del Trentino, attualmente in organico TSM, studi utili per verificare l'incidenza di una corretta informazione sui processi poi decisionali del singolo, valutare poi attraverso questi dati l'attuale sistema di prevenzione nel suo impatto applicativo ed interpretare al meglio le inevitabili conseguenze, gli inevitabili risvolti giuridici. A livello giuridico, dicevo, l'indagine sui sinistri in area valanghiva nasce da quello che è stato un percorso di studio più ampio, personalmente appunto mi impegna dal 2012, che ha riguardato la responsabilità nell'esercizio di attività sportive in montagna, per quanto riguarda ovviamente la parte penale. Un doveroso ringraziamento lo devo anche al collega Umberto Izzo, che mi ha letteralmente iniziato a questo tipo di ricerche già in una prospettiva interdisciplinare molto utile per me, civile e penale,
coinvolgendomi in un percorso didattico e poi editoriale molto molto formativo. Entrando propriamente appunto in medias res, l'obiettivo del progetto è stato quello di delineare gli aspetti positivi e le criticità legate all'esercizio di attività sportive ritenute a rischio perché svolte in area valanghiva. L'indagine si è svolta sotto due profili a monte, quindi da un punto di vista tecnico, come abbiamo visto, del monitoraggio di quello che è il fenomeno valanghivo, dei suoi aspetti proprio peculiari, della sicurezza che può essere garantita, nelle dinamiche poi mentali, vedremo nel proseguo delle relazioni, del singolo sportivo che opera appunto in contesti a rischio, di una possibile regolamentazione in ottica preventiva, anche nell'ottica dell'autodisciplina, dell'autoregolamentazione per queste categorie di soggetti a rischio, sci alpinisti, freerider, che comprenda questa autodisciplina, questa autoregolamentazione, una serie di regole invariabili in grado di limitare pericolose forme di autodeterminazione soggettiva che sono diciamo certificate su questi aspetti. Va detto subito che ciò non comporta e non può comportare una limitazione di quella che è la libertà in montagna, che ovviamente è un contesto ambientale che non è, diciamo, a rischio zero evidentemente, ma solo una maggiore coscienza individuale e collettiva appunto su quelli che sono i profili, le peculiarità di queste attività e le conseguenze da un punto di vista evidentemente poi giuridico. L'indagine infatti si è svolta, poi proseguita a valle in qualche modo sotto il profilo dell'analisi degli aspetti relativi al soccorso, di quelli che sono poi gli accertamenti tecnici che vengono svolti e soprattutto delle conseguenze, come dicevo, propriamente giuridiche, processuali, civili e penali. Questo, dicevo, è un progetto che nasce e si sviluppa a livello multidisciplinare, coinvolgendo, l'abbiamo visto, saperi tecnici diversi, scienze statistiche, cognitive e sociali, in grado di indagare quelle che sono appunto le peculiari dinamiche connesse a questo ambito. Il mio intervento sarà necessariamente di collegamento, un po' tra quello che è stato detto finora e poi quello che seguirà. E quindi mi limiterò un po' schematicamente anche a dare delle indicazioni in ordine alla contestualizzazione del tipo di sinistri, segnalare quelle che sono poi le maggiori criticità che sono emerse nel contesto di quello che è l'accertamento giudiziale del reato di valanga colposa e cercherò poi di evidenziare l'incidenza di questo apporto interdisciplinare nello studio delle conseguenze sul piano prettamente giuridico del fenomeno valanghivo e delle attività sportive che vengono praticate. L'ambito privilegiato della ricerca riguardato ovviamente la causazione di valanghe da parte di sci alpinisti, freerider, escursionisti, ciaspolatori, quindi queste categorie in questo senso anche emergenti. Abbiamo visto, ci sono delle statistiche che riportano il numero di decessi, peraltro appunto con dei dati che si diceva prima non sono pervenuti, non possono essere disponibili perché non tutti i sinistri vengono in questo senso, tra virgolette, denunciati. Sappiamo però un aspetto, il marketing turistico punta massicciamente a quella che è la pratica del fuoripista, che impone un alto grado di abilità e di autoresponsabilità, ma le cui conseguenze nel caso in cui intervengano questi episodi valanghivi sono essenzialmente negative per l'impatto mass mediatico, quale si è visto per quanto riguarda appunto le informazioni che vengono trasmesse in ordine alle dinamiche, in ordine alla ricostruzione eccetera, profilo economico per quanto riguarda la gestione evidentemente dei soccorsi, sanzionatorio per quanto riguarda le imputazioni penali. Chi determina uno scaricamento nevoso può essere indagato per il reato di quel 426-449, reato di valanga colposa. Combinato disposto di queste due norme identifica appunto, come dicevo, l'imputazione di un reato di pericolo astratto, posto a tutela dell'incolumità pubblica, procedibile d'ufficio, che prevede questa reclusione da 1 a 5 anni. Possiamo subito dire che l'accertamento giudiziale si rivela particolarmente complesso perché non esiste un aggancio normativo per definire che cos'è una valanga, per quanto il termine sia, diciamo, dotato di forte significato semantico e di una sostanziale appunto pregnanza.
Risulta quindi centrale l'attività svolta da dottrina e giurisprudenza per esprimere e costruire questo giudizio di pericolosità in ordine all'accadimento. In proposito ci sono una serie di indicatori sintomatici che ormai sono stati elaborati e che possono essere ritenuti pacifici. Per valanga non si intende qualsiasi scaricamento nevoso, ma solo quello che abbia appunto delle dimensioni estese e presenti una straordinaria potenza distruttiva per quantità di neve, per velocità di caduta e via dicendo, tale da porre in pericolo un numero indeterminato e indeterminabile di persone. Il fenomeno deve presentare connotati di notevole entità e gravità, ma non è necessario che il distacco della massa comporti effettivamente morti o feriti, ma è sufficiente che si determini una minaccia di questo tipo per la collettività, reato di pericolo, si diceva prima. Occorre dunque che ci sia una potenziale lesione al bene giuridico della pubblica incolumità. Con riferimento a questo aspetto è molto importante considerare dove avviene lo scaricamento. Quando il distacco ovviamente investe anche in parte una pista percorsa da sciatore, non abbiamo dubbi circa l'esistenza di un pericolo per la pubblica incolumità e qui ovviamente rilevano tutti i profili di responsabilità del gestore per quelle che sono le sue competenze, gli obblighi precauzionali di cui è titolare. Ma la casistica è varia, perché appunto possiamo avere distacchi che si verificano lungo tracciati chiusi al pubblico, in una zona esterna alla pista, le cosiddette piste di fatto, di cui in alcune sentenze viene fatta menzione, e ancora possiamo avere valanghe che si verificano oggettivamente in fuori pista, lontano completamente da aree sciabili, in zone isolate, zone o cosiddette aree alpine libere, percorribili dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo. Localizzare lo scaricamento serve per capire se si tratta di una zona antropizzata e questo, come vedremo, è un passaggio fondamentale perché molte delle archiviazioni e delle assoluzioni in processi per valanga colposa sono state motivate proprio dal fatto che i distacchi non erano avvenuti in zone antropizzate. In definitiva, non essendovi stato pericolo per la pubblica incolumità, la condotta è stata ritenuta penalmente irrilevante. Tuttavia, all'interno di questo quadro, che sembra appunto abbastanza consolidato, ci sono importanti sollecitazioni, perché nell'identificare un territorio antropizzato ci si è chiesti, ci si può limitare alla presenza dell'area sciabile gestita, alla presenza di edifici, di insediamenti turistici, di una viabilità con sentieri, strade, infrastrutture di trasporto di vario tipo, oppure è necessario tener conto, indipendentemente quindi da un'opera di urbanizzazione, dell'effettiva percorribilità del luogo da parte del cosiddetto numero indeterminato di persone non identificate, non identificabili, e quindi di quello che è un suo, in definitiva, potenziale affollamento. Assume quindi rilievo quella che è l'area di fatto antropizzata, in cui si può prevedere la reale contestuale presenza di più individui? L'antropizzazione di un territorio, come vedremo, è un concetto sul quale è bene confrontarsi e riflettere attentamente alla luce anche di queste evoluzioni per quanto riguarda la pratica in concreto di sci alpinismo, di escursionismo, che come abbiamo visto in precedenza identifica queste carovane, ecco, di soggetti che contestualmente si possono trovare in un determinato luogo, area alpina libera. Abbiamo infatti il problema del sovraffollamento turistico, un dato di fatto, abbiamo una frequente anche sponsorizzazione attraverso quelli che sono i social network di percorsi escursionistici e questo genera di fatto emulazione e fa convogliare schiere di appassionati nelle stesse ore, negli stessi giorni e negli stessi luoghi. In questo senso il web anche presenta una variabile, perché dividendo delle informazioni in maniera molto rapida, con divulgazione di gita corredata da foto, da video, ecco, queste informazioni diventano virali e quindi attraggono l'appassionato. Capita quindi sempre più spesso, e ne abbiamo avuto già conferma, che molte persone appassionate di fuoripista e non necessariamente esperte, anzi, si ritrovino involontariamente concentrate in poche zone. In casi simili è evidente che l'eccessiva sollecitazione di quello che è il manto nevoso può provocare
una valanga. E in questo ambito ovviamente si pone il problema del riconoscimento del penalmente rilevante, che a seconda dell'interpretazione che viene accolta anche in ordine, come abbiamo detto, al concetto di antropizzazione, estende o restringe i propri confini. Proseguendo, diciamo, quella che è l'indagine propriamente giuridica, si è detto abbiamo dei problemi relativi all'accertamento. Sotto il profilo oggettivo bisogna accertare il rapporto di stretta derivazione causale tra l'azione, l'omissione e l'evento che si è verificato. Vi sono oggettive difficoltà legate soprattutto a quello che è un contesto ambientale mutevole. Difficoltà nel cristallizzare la scena del sinistro, operare rilievi fotografici, effettuare misurazioni esatte, redigere verbali di sommarie informazioni. In quanto abbiamo detto, queste persone, testimoni, anche se possono appartenere allo stesso gruppo degli escursionisti, non sono sempre in grado di offrire delle indicazioni utili circa la dinamica, che può essersi anche svolta in maniera troppo veloce, a distanza considerevole, e comunque non sono in questo senso attendibili. Sotto il profilo più strettamente tecnico, escludendo ovviamente il caso di scaricamenti indotti per esigenze di bonifica del territorio, il distacco di una valanga spesso dipende da un sovraccarico, l'abbiamo visto, debole o forte in relazione al consolidamento dello strato nevoso e alla rapidità del pendio. Il distacco in questi casi, in queste circostanze di attività sportiva, viene definito come un distacco a lastroni, una valanga a lastroni, generalmente che si stacca appunto intorno allo sciatore, il quale poi appunto viene trasportato dalla valanga. Ma è anche possibile che si verifichino dei fattori che impediscono, ecco, quella che è una riferibilità certa a livello eziologico tra la condotta dello sciatore e il distacco, specie se nell'area, come abbiamo visto, si possono trovare più persone. Lo stesso nel caso in cui ci siano, come dicevo, delle possibilità che intervengano in determinate zone, con determinate conformazioni, dei distacchi naturali. E quindi, insomma, tutto il vaglio sulla base di quella che è l'opera degli esperti, dei periti, dei consulenti tecnici, è veramente fondamentale per ricostruire l'esatta dinamica e la possibilità, ripeto, di questo collegamento sotto il profilo oggettivo. Sotto il profilo soggettivo possono esservi diverse tipologie di colpa, possiamo avere un addebito per colpa generica come violazione di comuni, regole precauzionali, di prudenza, diligenza e perizia, oppure una colpa specifica nel caso in cui intervengano violazioni di precise prescrizioni cautelari. Secondo il modello di quella che è la responsabilità colposa, l'evento dovrà sempre in ogni caso essere ex ante prevedibile e riconoscibile da parte dell'agente. E ai fini dell'accertamento giudiziario sorge quindi il problema di determinare un parametro di riferimento per esprimere questo giudizio sulla prevedibilità, che in un ambiente come quello della montagna risulta particolarmente difficile. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento vada individuato sulla base di un metro di un cosiddetto agente modello, ma tratta di un soggetto che è in grado di valutare i rischi cui si espone, che è consapevole delle condizioni ambientali mutevoli, che adotta tutte le opportune cautele. Agli occhi di tale agente modello, la prevedibilità dello scaricamento risulta quasi certa o quantomeno altamente probabile in presenza di indizi oggettivi, quali un pericolo marcato di grado 3, per esempio, indicato nel bollettino nevo-meteorologico, la rilevante quantità di neve fresca presente nei luoghi, la presenza di venti da moderati a forti, la precedente caduta di valanghe nello stesso luogo. Ciò comporterebbe, in presenza appunto di queste circostanze, un dovere di astensione e quindi non intraprendere quella che è l'escursione. Tuttavia la casistica giurisprudenziale rimanda spesso e volentieri a casi di colpa cosciente o con previsione, in cui a fronte di quella che è la rappresentazione del possibile scaricamento, per le ragioni esposte,
il soggetto affronta ugualmente la discesa o l'escursione. Non è quindi un caso l'elevato numero, che viene accertato dalle statistiche, di incidenti occorsi ad individui esperti in situazioni di pericolo evidente, di pericolo marcato. Di fronte a questa anomalia è opportuno interrogarsi sul soggetto agente, freerider, ciaspolatore, scialpinista, per ricostruire quelli che sono i meccanismi mentali posti alla base delle sue azioni. Ed è qui, in questo ambito, che soccorrono quegli studi appunto di psicologia cognitiva, quell'apporto interdisciplinare che consente appunto di fare una valutazione su quello che è il soggetto agente e sulle motivazioni che lo portano evidentemente ad intraprendere una determinata pratica. Scialpinisti e freerider sono le categorie più a rischio, questo è stato detto, che si differenziano però da un punto di vista di background, ma che sono comunque scomunati da un processo cognitivo posto alla base di quella che è appunto la decisione di intraprendere o meno la pratica sportiva, l'escursione. Ciascuno infatti, prima di adottare la condotta, si relaziona con le forze ambientali, comprende le possibili interazioni esistenti, valuta, prevede gli effetti, elabora delle alternative, elabora e costruisce quelli che sono degli standard personali che vengono utilizzati appunto per motivare, guidare e regolare il comportamento nelle varie situazioni a rischio. Tuttavia questo sul piano, diciamo, teorico, in quanto l'autoregolamentazione, l'autoregolazione cognitiva può essere deviata da errori, illusioni, percezioni alterate, distorte, fino a raggiungere quella che è una cosiddetta irrazionale fiducia nella correttezza dei propri giudizi e nel proprio ragionamento, che spinge il soggetto a superare i limiti pur in presenza di evidenti pericoli. Quelli che ho banalmente esposto sono alcuni degli aspetti, come dicevo, in ottica interdisciplinare entrano in gioco e che si impongono anche nell'accertamento giuridico per quanto riguarda appunto la valutazione di quello che è la responsabilità, di quelli che sono i profili penali nel caso di un incidente da valanga. È evidente che ne parleranno con maggiore competenza poi i relatori della terza sessione. Resta il fatto che l'insieme, ecco, di queste conoscenze, cui si è detto tecniche, statistiche, giuridiche, sociologiche, psicologiche, è indispensabile per valutare la rilevanza penale di quello che è uno scaricamento nevoso. Pro futuro si richiede quindi quella che è una più consapevole, diciamo, conoscenza e possibilità di interpretare le probabilità di incidente e le potenziali conseguenze. Il problema, a mio modo di vedere, sta proprio nel comprendere ciò che il rischio di sinistri mortali significa per gli utenti della montagna, per gli appassionati, sia in relazione a quelli che sono livelli di autoregolamentazione cognitiva standard, che con riferimento ad attitudini a rischio inconsapevoli, irrazionali, e di come tale percezione possa eventualmente e in che modo essere positivamente orientata in ottica precauzionale. Vi ringrazio. Beh, già da questa articolata relazione le problematiche penalistiche più rilevanti sono ben emerse: la tematica dei reati a pericolo presunto, la difficoltà di accertamento di un pericolo che in realtà c'è sempre il timore a rendere troppo presunto, l'esigenza di cogliere i profili di autoresponsabilità, le tematiche della colpa. Direi che il fenomeno delle valanghe taglia trasversalmente vari settori di rilevanza del diritto penale. Questo sarà ovviamente oggetto di ulteriore approfondimento nelle relazioni che seguiranno. Se non vado errato, come tempistica dovremmo a questo punto avere anche i tempi per concederci un piccolo caffè. Bene, a tra poco. Direi di riprendere nell'arco di 10 minuti. Grazie. Allora, vi prego, se possibile, prendere posto, riprendiamo. Grazie.
gli ultimi spunti che ci ha offerto la dottoressa Stefania Rossi, in attesa di ascoltare i due relatori che sono in continuità con questa relazione, mi fanno aprire una prospettiva di studio che meriterebbe in un altro convegno di essere coltivata, e cioè quello del diritto pubblico in generale, no? Il diritto penale è una branca del diritto pubblico. Il diritto pubblico è fatto anche di diritto amministrativo, di regole sociali. Allora il tema dell'autoresponsabilità, declinato non solo in un'ottica di lesione ad un altro soggetto, ma anche nell'ottica di lesione a se stesso, che ovviamente ha dei costi sociali, dei costi sanitari, dei costi previdenziali, dei costi a carico della collettività, meriterebbe di essere approfondito, perché certamente l'angolo visuale del diritto penale, peraltro molto rigoroso, con tutto il tema dell'antropizzazione di fatto, che credo adesso venga ulteriormente approfondito, è una parte di un problema molto più ampio. Io, che ho tre figli adolescenti, so quanto l'atto emulativo oggi condiziona anche un certo disagio giovanile, e anche il mondo della comunicazione, al di là del fatto che ci si trovi in un'area che danni ad altri non si fanno, ci sono, potremmo dire, degli effetti collaterali. Probabilmente sfuggono al diritto penale questi effetti collaterali, ed è anche corretto che sfuggano al diritto penale, ma non possono sfuggire al bene comune nel suo complesso. Allora, questo è semplicemente una traiettoria che potrebbe implicare un ulteriore pezzo di ricerca che è più legata al diritto pubblico generale, al diritto amministrativo, in qualche modo forse anche a quella sfera di libertà che sta un po' fuori dal giuridico, ma che richiede un'autoresponsabilità di tipo sociale che nell'ottica della prevenzione può essere particolarmente potenziata. Quindi forse anche senza scomodare le categorie giuridiche, ma lavorare molto sulla prevenzione, anche un po', diciamo così, sulla dissuasione, ogni qualvolta questo può comportare dei danni sociali di tipo collettivo. Questa è una brevissima riflessione a valle della bella relazione della dottoressa Stefania Rossi. Ti ringrazio molto. Proseguiamo. E il grado e il livello di approfondimento prosegue, non come una valanga che va avanti, ma prosegue, lo dico in modo veramente molto franco, per me con grande piacere, con la relazione del dottor Guido Rispoli. Non ha bisogno di presentazioni, soprattutto nella nostra regione. È stato procuratore capo a Bolzano, attualmente è procuratore generale presso la Corte d'Appello di Campobasso, giurista attento, giurista sensibile, che anche in forza dell'esperienza maturata nell'area del Trentino Alto Adige, su queste tematiche legate alla responsabilità penale per il fenomeno valanghivo, ha sviluppato riflessioni, considerazioni, delle quali oggi ci farà regalo. Grazie, prego. Grazie mille, professor Melchionda, grazie a lei e alla dottoressa Rossi, essenzialmente, per questo invito. È per me un'occasione, appunto, per riaffrontare temi che comunque cerco di continuare a seguire, perché vivendo comunque in Alto Adige, restando appassionato di montagne e di sci, diciamo, sono temi che che continuo a seguire. Vedo che probabilmente diciamo, nel 2010 sviluppammo un verbale di seduta del workshop Aspetti giuridici del distacco di una valanga, mi sembrava ieri, invece vedo che sono passati 18 anni. Fu un incontro elaborato all'EURAC di Bolzano con tanti rappresentanti, come vedo, in modo, questo mi dà soddisfazione, che sono presenti oggi del mondo del soccorso alpino, Alpenverein CAI, rappresentanti delle forze di polizia e rappresentanti anche, vedo qui, del mondo della gestione, dei gestori, degli impianti. Quindi il mio intervento sarà un intervento, diciamo, non rigorosamente di tipo giuridico, sarà di natura giuridico, ma vorrei essere un po' divulgativo anche nei confronti di coloro che sono presenti in quest'aula e che non sono proprio strettamente dei giuristi. Poi ci penserà il professor Melchionda a ricondurre a reducto ad unum di un pensiero giuridico che sia del tutto corretto. Anche perché la dottoressa Rossi, come appena stato evidenziato, col suo stile, quindi in punta di piedi ma anche in punto di fioretto, ha di fatto già indicato quelli che sono gli argomenti giuridici forti, i punti aperti nella tematica della quale oggi ci occupiamo.
Allora, qual è il dato a cui voglio partire? Io ero seduto lì, sentivo le relazioni e vedo le immagini, che vedete anche voi qui, di questa, che tutti diremmo, di questa valanga che vediamo davanti all'immagine. Quello che voglio dire come inizio della mia riflessione è questa, che quella che vediamo qui in senso naturalistico è sicuramente una valanga, ma potrebbe non essere una valanga in senso penalistico. Quindi primo dato, ripeto, il mio sarà più una rivolto a non giuristi, però, perché vedo tante anche rappresentanti di altre categorie. Quindi, e nel tema che mi ha affidato la dottoressa Rossi, in effetti si dice minaccia all'incolumità pubblica e antropizzazione di aree alpine, punti fermi e questioni ancora aperte. Trovate qui in questo titolo i due punti che diventano fondamentali per colmare il gap tra la valanga in senso naturalistico e la valanga in senso penalistico. E quali sono le due parole? Incolumità e antropizzazione. Saluto anche il collega Ancona, che è stato maestro del mio inizio di magistratura. Allora, perché queste sono le due parole fondamentali? Devo cercare di non... voglio dire tante cose, voglio correre, invece devo andare piano, se non si capisce niente. Ecco, se no... Allora, partiamo dal dato normativo, perché in effetti quando si partecipa a questi incontri, dalla valanga si cita la giurisprudenza, si dice l'incolumità pubblica, eccetera, e si esce con un bagaglio di cognizioni più o meno approfondite. Però c'è una ragione, c'è una traccia alla quale potete fare riferimento per sviluppare il pensiero, e sono due norme del codice penale, che sono l'articolo 426... Citerò pochissime norme, e l'articolo 449, perché adesso dobbiamo andare a vedere, ma la valanga penalisticamente rilevante, in che cos'è che si distingue dalla valanga che, secondo l'accezione comune che troviamo nel Garzanti, ieri sono andato a vedere Treccani, sono tutti uniformi nella descrizione, e oggi abbiamo sentito il dottor Cagnati, che è qui, che ci ha fatto proprio, mentre lo seguivo, quindi per me è stato anche molto interessante, una ripartizione di quelle che sono le possibili valanghe. Quindi pensate a quello che ha detto il dottor Cagnati e vediamo... Quelle valanghe sono anche valanghe penalmente rilevanti? Non sempre. Allora, l'articolo 426 del codice penale ci dice semplicemente: chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, ma non ci dice cos'è una valanga, quindi le penali, voi sapete che si rischia la carcere, si rischiano pene di natura pecuniaria, patrimoniali, quindi ma cos'è questa valanga? E nella legge io devo trovarlo, perché ci sono principi ora di tipicità, di tassatività, cioè io devo, se l'omicidio lo leggo, chiunque cagiona la morte di qualcuno, so cosa non devo fare, ma chiunque cagiona la valanga dice: ma mi spieghi, scusami, visto che poi minacci con fino a 5 anni, a 12 per quello doloso, a 5 per quello colposo, che cos'è sta valanga? Non troviamo la definizione, infatti la dottoressa Rossi, dicevo, in punta di fioretto e in punta di piedi ha detto è frutto di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale. Abbiamo un aiuto da due dati, il 449 che insieme al 426 ci dà la forma colposa della valanga, che è quella che ci occupa, perché casi di valanghe dolose sono più da manuale che nella sostanza. E ci dice: chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo è punito la reclusione da 1 a 5 anni. Disastro preveduto dal capo primo rientra anche la valanga, e quindi abbiamo il dato che abbiamo valanga quando c'è un disastro. Siamo, voi direte, appunto da capo, perché anche nella norma, nella legge, non troviamo la definizione di disastro, non c'è una definizione giuridica, c'è stato poi un intervento, se non sbaglio, della Corte Costituzionale nel 2008 in relazione al disastro innominato per cercare di dare un contenuto, però cercheremo di dire che cos'è questo disastro. In più abbiamo un altro dato, e finisco, come riferimenti per voi per capire quando c'è la valanga, poi vedrete che il finale credo sia abbastanza comprensibile. Bene giuridico tutelato, perché il legislatore non è che inserisce i reati a vanvera all'interno di questo, del codice, così come all'interno delle leggi speciali, questo è inserito nell'ambito dei titoli, anche qui è stato già detto tutto dalla dottoressa Rossi, io cercherò di soffermarmi su alcuni aspetti che possano essere forse di interesse, come detto, per tutti i presenti, dei delitti contro l'incolumità pubblica. Quindi abbiamo due dati, la valanga deve avere
diciamo, deve entrare in qualche modo in relazione col concetto di disastro che troviamo nel 449 e col concetto di incolumità pubblica, perché se è un delitto contro l'incolumità pubblica ci vuole quindi una valanga, e qui arriviamo al primo passaggio, abbiamo già detto delitto di pericolo, che metta in pericolo, perché sapremo, vedremo che non c'è bisogno della lesione, del bene giuridico tutelato. Detto questo, allora vi cito, vado a indicarvi quello che è la giurisprudenza, qui devo saltare perché abbiamo poco tempo, la giurisprudenza sono le sentenze dei giudici e per noi sono fondamentali le giurisprudenza della Corte di Cassazione, perché come diceva il dottor Zincani, dove ho fatto il corso per fare il concorso di magistratura, tutti i salmi finiscono in cielo, può essere interessante sapere Guido Rispoli come dottrina che cosa pensa, ma se voi subite un processo penale vi interessa sapere cosa pensano i giudici della Cassazione, che c'è un primo grado, un secondo grado della Cassazione, perché i salmi finiscono in cielo e lì bisogna vedere. Allora, la Cassazione ci dice questo, vi dico, è un tipo di definizione che vale per il disastro, ma che vale sicuramente anche per la valanga, perché anche su questo faccio un'altra breve digressione. Se andate a vedere le raccolte delle sentenze, abbiamo diverse sentenze di merito, ma di giurisprudenza di legittimità sul reato di valanga colposa c'è una manciata di sentenze, non ce n'è una serie, perché molti di questi processi sono finiti col patteggiamento, con la sentenza di primo grado, non c'è stata l'impugnazione, con la prescrizione, con le archiviazioni, insomma le definizioni non sono state sempre all'ultima istanza. Allora, vi leggo, intanto guardate anche l'immagine se ritenete qui sotto e vedrete qual è il punto, ci capiremo in un secondo. Allora, voi pensate all'immagine davanti a me, un accadimento macroscopico, e ce l'abbiamo, basta vedere questa valanga qua davanti, che cosa sta, la potenza che ha, dirompente e quindi caratterizzato nella comune esperienza per il fatto di recare con sé una, attenzione, ora arriva il punto distintivo, quindi un evento, un accadimento macroscopico dirompente e quindi caratterizzato nella comune esperienza per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. Allora, il primo dato, essenzialmente, io mi rivolgo al non giurista, però credo anche al giurista, perché io ieri che pure anni che mi occupo, ogni volta che le rileggo mi vengono in mente, e poi alcune le sottoporrò al vaglio del professor Melchionda, una al professor Melchionda, è questa. Quindi, credo che valanga, quella che abbiamo visto, dottor Cagnati, perché siamo nel penalmente rilevante, ci deve essere una rilevante possibilità di danno alla vita o all'incolumità di numerose persone in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile. Allora, se questa valanga che vediamo qui davanti si è verificata, sotto non c'erano baite, case, piste, zone antropizzate, questa è una valanga in tutti i sensi e dal punto di vista naturalistico, ma non è una valanga che nell'accezione penalistica, perché non c'è stata la messa in pericolo del bene giuridico incolumità pubblica, cioè di un numero indeterminato di persone, un numero rilevante di persone. Ecco, questo è il primo dato, poi ci ritornerò, perché sono convinto che su questo, mi rivolgo anche al collega Ancona, in genere si dice incolumità pubblico, il pericolo numero indeterminato di persone, il che vuol dire che io, a parte che sul concetto di determinatezza, su una pista è indeterminato, ma è allo stesso tempo determinabile. Ma non è oggi, ripeto, ne parleremo magari in un altro convegno. Ecco, queste sentenze, quindi se noi da sempre si dice la valanga, e questo anticipo i temi della zona fuori pista, mentre parlo pensate a valanghe che si verificano non in zona antropizzata, resciabile, e anche non fuori pista che interessa aree sciabili, perché ci sono quelle varianti, tu sci, provochi la valanga e sottopassano le piste, ma alle valanghe che si possono realizzare in zone antropizzate, ma non aree sciabili, quindi lo sci alpinismo, oppure il fuori pista, che ho preso l'impianto, vado sciando e mi porto in una zona del comprensorio dove sotto non ci sono piste, quindi dove di fatto mi vengo a trovare in una zona dove non posso, dove potenzialmente non reco pregiudizio o pericolo ad altri. Allora, se noi diciamo che per esserci valanga ci deve essere un'esposizione a pericolo di un numero indeterminato di persone non determinabili ex ante,
Allora, se io maestro di sci, e infatti c'è una sentenza Corte Appello Torino 2008 confermata dalla Cassazione, porto una scolaresca di 15 bambini in un canalone lontano, sotto non c'è nessuno, non ci sono altri sciatori, non c'è nessuna traccia su cui poi arrivo, non ci sono baite, e li porto a sciare e provoco una valanga e nessuno si fa male, non muoio io, non muoiono i bambini, eccetera, se si ha l'accezione che deve essere a un numero indeterminato di persone diverse da quelle che vanno a fare l'escursione, come tendenzialmente, ecco, è l'accezione, lì noi non avremmo avuto neppure una valanga in quel caso. Adesso non so se ho corso troppo, cioè si dice un numero rilevante di persone indeterminato, se io vado maestro di sci e porto 8 bambini in un posto, se i bambini muoiono o restano lesi c'è una responsabilità di omicidio colposo o lesioni personali colpose, ma non c'è la valanga. Io su questo, l'accezione, il workshop abbiamo scritto questo, sempre si dice questo, però i convigli servono anche per indurre delle riflessioni, perché sul concetto di determinato, se andiamo a analizzare, quello che è indeterminato può in realtà essere determinato o determinabile, e in più queste sentenze, che sempre anche nei manuali leggo, rilevante possibilità di danno alla vita e all'incolumità di numerose persone, perché noi poi i processi giocano su questo, numerose persone, i bambini sono numerose persone. Ma allora queste numerose persone, se sono determinabili ex ante, non c'è il reato di valanga, ma eventualmente soltanto l'omicidio colposo, non so se sono in confuso nelle posizioni, oppure se basta il requisito delle numerose persone, si aprono proiezioni, naturalmente, finisco la frase, proiezioni diverse di ambiti di responsabilità, naturalmente qui, e per questo il professor Melchionda, poi se su questo riterrà di fare una riflessione, per me è importante come alveo di riflessione, cioè, cambia molto, se diciamo un numero indeterminato di persone, numerose persone, credo che lo capiamo tutti, cambia lo scenario. Allo stato attuale delle sentenze che ci sono, per fare chiarezza, per me, l'unico caso che io ho trovato, arrivato in Cassazione, con questo maestro di sci è stato condannato, erano in Torino, 3 sono morti, 4 sono stati sommersi, sono stati tirati fuori con lesioni personali, lui ha risposto, ho qui la sentenza, per il reato di omicidio colposo e lesioni personali, non per il reato di valanga, perché se abbiamo l'eccezione, ecco, del bene. Però allora queste sentenze, che nei manuali, nei testi, ho ieri sera ho rifatto, ieri pomeriggio una rassegna, pone a pericolo allora rileggo, rilevante possibilità di danno di numerose persone, allora anche qui la Cassazione è atecnica, imprecisa, perché sarebbe bene dire non di numerose persone, di numerose indeterminate persone, perché il concetto numerose potrebbero anche essere determinate. Detto questo, ora ritorno, perché ho già detto quello che volevo dire alla fine, perché è questo il tema che secondo me come riflessione, visto che mi si dice il tema mio, questioni, punti fermi e questioni ancora aperte, questa non è una questione aperta, però c'è questa questione, perché se chiedete, non so la vostra, la mia sensibilità giuridica di un maestro che porta 10 bambini, facciamo 15 se voglio farvi l'esempio, che portarvi più a fare in modo che mi diate ragione, in un territorio al di fuori, questi piccoletti lo seguono e si crea una valanga di quelle che ci ha fatto vedere il dottor Cagnati e poi non succede, muore nessuno, che questo non debba rispondere di nulla, nella mia sensibilità giuridica un po' non mi convince, a me non convince, però se diciamo che un numero determinato di persone, il concetto può essere differente. Allora, ritorno a bomba, quindi valanga è questo accadimento ben descritto da Cagnati con questo elemento in più, disastro, incolumità pubblica, quindi ci deve essere una messa in pericolo di un numero rilevante di persone. La giurisprudenza ci dice, vi cito, questi sono i punti fermi, quello che vi dico non è rispoli pensiero che può valere per quello che può valere, ma visto che siamo all'università, dati tratti dalla Cassazione in modo costante. Cosa dice la Cassazione? Ho qui tutte le sentenze, le posso lasciarvele, ma vi leggo i passaggi fondamentali. Una volta accertata la verificazione del disastro, che abbiamo detto, un macroevento che mette in pericolo, quindi reato di pericolo, un numero rilevante di persone, e no, mette in pericolo la possibilità rilevante di creare danno a un numero a molte persone, la Cassazione ci dice, una volta accertata la verificazione del disastro, che è quello che vi ho detto fino adesso, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge, ciò che impone di accertare con particolare prudenza la ricorrenza in fatto del disastro. L'abbiamo già detto sempre a dottoressa Rossi, vi ha già detto tutto. Cioè, quando c'è il disastro, se abbiamo detto reato di pericolo, perché disastro non vuol dire morti e feriti, vuol dire probabilità che ci possano essere in quelle determinate situazioni, per quello che vado a fare, morti e feriti. Una volta che c'è questo, c'è questa probabilità, in automatico, si chiama reato di pericolo presunto, c'è il
la, come diciamo, la lesione, la messa in pericolo del bene giuridico tutelato che è l'incolumità pubblica ed è presunto dalla legge. Ultimo dato, e questo serve, era un po' la scaletta che mi seguivo quando, perché adesso Mattese non ci sono stati, per fortuna forse con compressori più stretti, per cercare di vedere come orientarmi e se fare o no l'imputazione. Questo passaggini erano i tre passaggini, quindi come se fosse al tavolo mio di sostituto o di procuratore, periodo migliore sostituto. Attenzione, finisco il ragionamento. Sempre Cassazione, e poi vi dico cosa vuol dire, sempre per i non giuristi, per le ipotesi colpose di disastro contemplate all'articolo 449, la medesima presunzione assoluta di pericolo, postulato eccetera, allora, di talché, quindi c'è una presunzione assoluta, di talché la loro integrazione non è necessaria, per la loro integrazione non è necessario il requisito della concreta pericolosità per l'incolumità pubblica. Qui sono stato confuso, ora cerco di essere chiaro. Allora, quando ti arriva un caso di questo sul tavolo come pubblico ministero, allora dici, bella, cioè bella, valanga così non mi basta, c'è stato una messa in pericolo dell'incolumità pubblica e quindi dell'integrità fisica in termini di morte o di lesioni personali di un numero di molte persone, di numerose persone, con allo stato attuale pacifico che se sono determinabili non c'è il reato di valanga? Ipotizziamo di sì. L'errore in cui può incadere il magistrato o l'avvocato o chiunque o il tecnico è quello poi di dire: ma andiamo a vedere poi, una volta che si è verificato, se questo pericolo in effetto c'è stato, perché quello è un massaggio sbagliato. Poi vedremo, c'è una importante sentenza del Tribunale di Bolzano, cioè io lo faccio ex ante, sono in quella determinata situazione, devo vedere in quella, in modo a titolo di reato di pericolo e di presunzione assoluta, se stante quella determinata situazione di fatto c'era una situazione di pericolo per astratto per l'incolumità pubblica. Non posso andare poi dopo ex post, come se fosse il caso Casero o altri casi, vabbè, ma la valanga non è arrivata fino alla stradina, ma la valanga non è, nella baita non c'erano dentro delle persone, perché questo è un errore, perché non lo devi fare ex post, cioè ex post non mi interessa, nel momento in cui, come a valle di una discesa, io so che c'è una situazione in quel momento, se io inizio a fare quella discesa, crea una situazione di pericolo, quindi di probabilità di questa valanga, macro evento, eccetera, basta, il reato c'è, la lesione del bene giuridico c'è e non mi interessa andare a vedere poi dopo se c'è stata una concreta ed effettiva lesione del bene giuridico in columità, nel senso di diciamo un pericolo effettivo ex post. Non so se sono stato chiaro, perché spero che questi sono i punti fondamentali. Quindi, valanga naturalistica e valanga penalistica sono due cose diverse. La valanga penalistica ha bisogno che sia un disastro, il disastro c'è bisogno che ci sia non l'effettiva lesione, ma un pericolo per la vita o l'integrità personale di numerose persone allo stato della giurisprudenza indeterminate. Una volta che c'è questa situazione, non mi interessa, perché è una presunzione assoluta, di andare a vedere il requisito della concreta pericolosità per l'incolumità pubblica. Qui corro perché non voglio... C'è la bella sentenza del dottor Busato, che è citata, e forse ne parlava il dottor Self, del 2002, relativa a due snowboardisti. La sentenza del 2002, il fatto del 2000, due snowboardisti che in Selva di Val Gardena uscirono dalla pista... però erano, le piste erano anche chiuse, la pista 3 e la pista 4, fecero fuori pista, scatenarono una valanga, la valanga arrivò, uno rimase mezzo sommerso, l'altro no, arrivò sulla pista 4, vi leggo il passaggio, e questa è una sentenza che diciamo, allo Stato ha fatto abbastanza giurisprudenza. Allora, la massa, si legge in sentenza, la massa di neve, oltre a mettere in pericolo i due stessi imputati, ha lambito, quindi se ha lambito la pista ci rendiamo conto che non c'è stato un effettivo, però li ha condannati, e secondo me giustamente, facendo diciamo buon governo delle norme, ha lambito la pista numero 4, che era chiusa per pericolo e valanga, capite quanto... ma che non per questo doveva necessariamente essere deserta, ben potendo potenzialmente essere percorsa da sciatori inosservanti dei cartelli di chiusura. Cioè la lesione del bene giuridico, cioè la pericolosità, lo so, è infatti tutto questo, lo so, sto dicendo. Però era per dirvi, lo stesso è stato, diciamo, vabbè, non citiamo altri episodi, cioè... Vedo il volto, però questo servono gli incontri di università per fare per dibattito, perché certezze fisse.
Quello che è importante di questa sentenza è che vi indica a che punto, cioè cosa vuol dire pericolosità presunta. Cioè, in effetti, quando lui parte, il ragionamento del giudice è stato questo, è un giudice molto esperto in questa materia, prima nella rivista abbiamo visto che... cioè, non è l'ultimo arrivato, ecco, su temi cui si confronta da tantissimi anni. Oh, dice, la situazione di pericolo è presunta. Parti, vai a fare un hang, come dico, un pendio innevato, pericoloso, provochi la valanga, sotto c'è una pista. Allora, attenzione, facciamo l'ipotesi che, su cui anche il dottor Ancona sarebbe d'accordo, se quella pista era aperta, credo che siamo d'accordo, ecco. Quindi facciamo questo caso, però, quindi facciamo il caso più semplice, arriva giusta massa, non si fa niente nessuno, anzi lo vedi arrivare, tac, stiamo uscendo lì, si ferma a mezzo metro, dice beh ma dove c'è stato? Non c'è stato pericolo, abbiamo corso nessun pericolo, no, pericolo presunto perché ex ante, eccetera. Il dottor Busato in questa sentenza del Tribunale, che ripeto si trova in tutti i libri, eccetera, ha sviluppato a tal punto il dato di pericolosità presunta che con una pista sottostante, anche se chiusa, si è ritenuto sussistere reato. Ma ripeto, guardate, certezza della vita, però insomma, questo mi sembra sia un dato importante di riflessione per gli operatori. Importante avere in mente con valanga naturalistica, valanga penalistica, differenze, lesione, è per me il dato di riflessione di questo convegno, ecco, che, perché io vedo qui lo schemino che facemmo nel 2010, perché ci fu, scusatemi, faccio la digressione, poi Alessandro mi blocchi quando sto andando lungo, ma voglio dire, c'era uno schemino che voglio farvi vedere, perché come nacque questo incontro con tutti, questo è il workshop, beh comunque c'era uno schemino, eccolo qua, uno schemino in fondo facemmo all'EURAC. Qui c'è, voglio correre troppo, non si capisce. Come nacque quell'incontro del 2010? Si stava iniziando a sviluppare lo sci alpinismo. Tutti gli uomini di montagna delle parti nostre, Alto Tesini e anche Trentine, andare a sciare con l'impianto di salita, 40, eccetera, si sono stufati, non ci vanno. E vanno tutti a esplorare. I veri montanari nostri vanno a fare, addirittura facendo alcune cose folli, come quello che ho visto, quella discesa che c'era del dottor Cagnati, ma quelli poi, ognuno... Allora, elaborammo uno schemino di stacco di una valanga per cercare di capire se la zona è non antropizzata o la zona antropizzata, sviluppando le varie possibilità di responsabilità che potevano nascere. Quell'incontro nacque per un'esigenza degli sci alpinisti, perché poi ci succedeva che c'erano le valanghe e non venivano neanche segnalate, perché avevano paura, se chiamo e dico si è staccata una valanga, l'ho provocata io con l'amico mio, poi mi venite a incriminare. Allora cercammo di dare un primo quadro, dire guardate che se siete a sciare Tizio e Caio, ma anche meglio, e provocata la valanga, ci serve saperlo che c'è stata valanga in senso naturalistico e non penalistico, perché per essere penalistico non lo ridico, ci interessa saperlo. Allora, torno al punto antropizzazione. Questo quindi, come discorso di base volevo farvi, lo caliamo nella parte che è dedicata a me, ma anche questo è già stato detto, quando è che c'è quindi la valanga se la faccio fuori pista? E per fuori pista, nell'accezione di zona, il problema antropizzato non, è quando è un fuori pista lontano dalle aree sciabili sotto. Oppure sci alpinismo, le altre pratiche, i racchettoni, i bastoncini, eccetera. Allora lì bisogna vedere, questo io su questo sarei convinto che sia giusta l'impostazione, bisogna vedere se di fatto in quel momento è antropizzata, vabbè siamo d'accordo con Carlo, è antropizzata, però attenzione adesso arriva un punto su questo, voglio sapere anche su questo come la vedete, solo per mettere nuova carne al fuoco di anni comunque di riflessione. Allora, se io arrivo al mattino su questo pendio, vedo che ci sono già delle tracce, facciamo l'ipotesi che io non vedo neanche sotto, perché può esserci che se io vedo chi c'è e non c'è, è già un fatto giuridico di un certo tipo. Io può darsi che vedo delle tracce, ma non vedo perché oppure il versante scende, insomma ci sono degli alberi, non ho una visuale completa. Allora, se quella è una zona di fatto antropizzata, vedo delle tracce di sci e io, come dire, inizio la mia discesa, in quel momento, essendo zona antropizzata, e sappiamo che per i reati contro l'incolumità pubblica basta anche soltanto una pulsione, purché sia indeterminato, perché così si legge nei manuali, in tutti i manuali, e io affronto la discesa, oltre a pormi il problema, a correre il pericolo di dover rispondere di omicidio colposo, di lesioni personali, se... sempre che ci sia colpa, sempre che ci sto dando per scontato che sono una giornata che di quelle circostanze in cui non devo affrontarlo, quindi c'è un profilo di pericolosità. Lo affronto, vedo le impronte, parto,
Se poi si verifica qualcosa, quella è una zona antropizzata, essendo zona antropizzata viene tutto in discorso, in gioco il discorso che vi ho fatto di un pericolo per un'incolumità pubblica, che lo dice la parola incolumità pubblica, ripeto, un numero indeterminato, può essere anche una persona, anche di una certa categoria, gli sciatori, e quindi secondo me in quella situazione, ma credo siamo tutti d'accordo, c'è una situazione di esposizione a pericolo di responsabilità per reato di valanga, perché è una zona antropizzata. Secondo me questo vale anche nel caso in cui di sotto ci siano delle baite, abbiamo parlato di Rigopiano, perché questo in genere negli incontri, ma anche baite, anche qui sempre il discorso del pericolo presunto senza ammissione di prova di responsabilità contraria. Ipotizziamo che sotto lungo il percorso ci sono delle baite, se sono dei fienili no, ma delle baite eccetera. Non mi interessa poi dopo dire ma era chiusa, non c'era nessuno lì dentro, non sento l'idea, perché? No, ma io lo so che... ma qui non tutti abbiamo una formazione da giuristi. Quindi, e lo stesso vale per lo sci fuori pista effettuato in zone lontane dalle aree sciabili, quindi chi scia lo sa, arrivi su con la tua bella seggiovia o l'altro impianto, nei casi che abbiamo visto, quello Casarer o altri casi, questo del dottor Busato, erano un fuoripista tra altre piste, ma ci sono anche la possibilità di andare sciare fuori e vai a farti un fuoripista dove di sotto non c'è nessuno, non c'è nessun pericolo. Lo stesso discorso quindi riguarda per quel fuoripista lì, se in quella fuoripista non ci sono delle zone antropizzate, quindi come dire, non è di fatto antropizzato, non ci sono delle persone, delle baite o delle abitazioni, non è ipotizzabile il reato di valanga. Ecco, concludo su questo appunto, c'è questa sentenza che, e finisco, quindi questo è il quadro. Questo maestro di sci, sentenza della Cassazione, ma anche questo è citato in tutti i libri e riviste che si occupano di questa materia, la 26.116 del 2008, vi leggo, questo era un maestro di una guida di alta montagna, maestro di sci, che aveva condotto un gruppo di 12 sciatori a lui affidati fuori dalle piste battute e ivi, malgrado i cartelli di pericolo e di divieto, aveva deciso di effettuare con loro 3 discese consecutive. Alla terza discesa si era staccata una valanga, erano morte 2-3 persone, altre 4 erano rimaste lese, e il processo è arrivato fino in Cassazione ed è stata confermata la penale responsabilità, anche se anche qui in molte di queste sentenze la Cassazione, come che non ci sia una grande dimestichezza con i fenomeni valanghivi e sciistici, io vedo raramente che vanno a esplorare o a illustrare il concetto di valanga, ma sono in genere sentenze di inammissibilità, perché già bene il giudice ha valutato il profilo di colpa, c'era il cartello, non c'era il cartello, quindi non troverete su questo nella motivazione argomenti che possano, come dire, sgomberare ogni dubbio in relazione a questo profilo della non ipotizzabilità del reato di valanga sul presupposto che non era antropizzata, cioè, e finisco, qui tutto il processo si è discusso soltanto di omicidio colposo e di lesioni personali, di valanga, infatti lo so che questo non si è discusso, io vi trasmetto, probabilmente non ci sono i presupposti giuridici per come dire, una diversa valutazione, perché il bene giuridico incolumità pubblica mi rendo conto che è in sé che dice l'incolumità di persone che sono non specificamente individuabili. C'è allora però questa Cassazione, ultime sentenze, dove non si fa riferimento al profilo dell'indeterminatezza. Io per parte mia, ma sbaglierò, ecco, un maestro di sci o qualcuno che porta una guida e un accompagnamento qualificato in zona di questo genere, esponendo comunque a pericolo un numero di persone che non è indeterminato ma sono comunque diverse, obiettivamente escludere, non so neanche gli ordinamenti che possa configurarsi il reato di valanga, ma è la mia sensibilità, mi lascia diciamo un po', questo era il tema che ieri rileggendo, e ripeto, nei nostri workshop l'indicazione è che in questi casi non c'è valanga, cioè in questo e anche nei testi che leggo, cioè in questi casi, perché dice non è antropizzata, non c'è pericolo a un numero di persone diverse rispetto a quelli che affrontano la discesa, e quindi se c'è il morto, le lesioni, rispondi, e se no no. Ecco, ho finito, sono stato un po' a valanga. È come sempre non banale e stimolante, provocatorio, dottor Rispoli, e lasciatemi, mi arrogo il diritto di rubare 3 minuti, perché vorrei un attimo raccogliere le provocazioni, però un attimo cercare anche di dare una mia lettura di quello che ha giustamente osservato. Da un lato parto da una battuta, è vero che tutti i salmi finiscono in cielo, è vero che ciò che conta
è ciò che dice l'ultima sentenza della Cassazione. Però anche i magistrati, tutti i magistrati studiano, si informano e anche la giurisprudenza cambia orientamento, proprio perché a volte anche la riflessione dottrinale è foriera di sollecitazioni, approfondimenti rispetto ai quali i magistrati sono sensibilissimi e la giurisprudenza cambia, cioè la giurisprudenza è più volte dimostrato di essere in grado di capire dove c'era esigenza di un cambiamento. E questo, lasciatemi dire, è un dato di grande positività. Allora, questa incertezza qualificatoria del concetto di valanga nel diritto penale, che giustissimamente il dottor Rispoli ha detto, attenzione, non è che la valanga dello Zingarelli debba coincidere con la valanga del diritto penale, perché la norma penale deve essere collocata nel sistema. Allora, questa incertezza è anche l'effetto del tentativo di razionalizzare l'irrazionalizzabile. Non dimentichiamo che noi stiamo studiando e applicando delle norme penali che sono nate nel 1930 con una dimensione completamente diversa da quella che c'è oggi, non per motivi politici, qui la politica non c'entra, in termini proprio di struttura dei reati. Qual è il punto? Voi comprendete, il dottor Rispoli lo ha ben evidenziato, ma perché bisogna sanzionare penalmente un soggetto che ha fatto cadere una ampia lastra di neve se in quella zona non c'era nessuno, se a tutto voler concedere al massimo poteva far cadere un albero? È giusto, è accettabile sanzionare quel comportamento con una pena, attenti, questo è il punto importante, la stessa pena che si applica se uno cagiona la morte colposa di un uomo, perché non dimentichiamo che la valanga colposa ha la stessa pena massima dell'omicidio colposo. Ecco che allora anche i giudici sensibili si rendono conto, ma come posso io applicare ad un soggetto che non ha creato nessun pericolo per una persona la stessa pena che dovrei applicare a chi ha cagionato la morte? Nel codice penale del 1930, in realtà, quando si diceva è punito chiunque cagiona una valanga, si creava un reato che prescindeva completamente dalla possibilità di aver creato il pericolo per qualcuno. Presunzione del pericolo vuol dire che c'è la valanga, è venuto giù un ampio pezzo di neve, punto, tu sei sanzionato. Ma la sensibilità moderna, la sensibilità di oggi ci fa capire che arrivare a quel risultato può cozzare contro il senso logico, contro una meritevolezza di pena. Tutte le tensioni interpretative che il dottor Rispoli ha cercato e ha fatto molto bene a rappresentarvi nascono da questo, cioè: se non è morto nessuno, se non è successo niente, se non poteva succedere niente, perché stessa pena che applicherei al soggetto che ha ucciso una persona colposamente? Guardate che la situazione è molto delicata da parte dei magistrati, perché oggi l'astratto pericolo che qualcuno possa rimanere vittima della caduta della valanga, scusatemi, ma è quasi ineliminabile, perché oggi le nostre montagne hanno una presenza, hanno una diffusione di soggetti che posso io dire oggi sono solo in montagna, ma c'è qualcuno che può dire con certezza io sono certo oggi di essere solo in montagna? Guardate, paradossalmente il dottor Ancona, il presidente Ancona, proprio prima mi segnalava un passaggio che dico, ma non è sbagliato. In teoria, se qualcuno cagiona una valanga, espone a pericolo anche chi dovrà intervenire per soccorrerlo. Certo. Questo è un altro tema. Però se espongono volontariamente, certo. Allora, se dovessimo ragionare in questi termini, è chiaro che una valanga sempre crea un pericolo per un numero indeterminato di persone. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che il nostro codice è quello che è sempre quello, crea questa difficoltà di razionalizzazione. C'è un reato che formalmente è punibile anche sulla base di una generica presunzione che tu possa ledere qualcuno e che prevede la stessa pena che si applica nel caso in cui tu abbia ucciso qualcuno. E questo, voi capite, è una sorta di contraddizione in termini. Allora,
Cosa voglio dire? Voglio dire che quella giurisprudenza che cerca caso per caso, comunque anche se non è richiesto dalla norma, di andare a vedere se nel caso concreto poteva davvero darsi un pericolo per qualcuno. La sentenza del dottor Busato, che io condivido in quest'ottica, non dice c'era qualcuno che poteva morire, ma dice comunque eri in un contesto nel quale era altamente probabile che ci fosse qualcuno. Cioè lui stesso sente l'esigenza di motivare perché, nonostante non sia morto nessuno, ti applico una sanzione che potrebbe essere corrispondente a quella della morte. Allora, cosa voglio dire? Ho chiuso. Sì, è vero. È giusto dire, come dice il dottor Rispoli, in fondo questo è un reato che non richiede l'accertamento in concreto del pericolo per la vita o l'incolumità di qualcuno. È vero, formalmente non lo richiede, ma la sensibilità del magistrato attento, che capisce che non può arrivare ad applicare una norma in una situazione in cui era pacifico che non ci poteva essere nessuno, rimane. Io sono grato al magistrato che manifesta questa sensibilità nell'applicare delle norme che, ripeto, così come sono, fino a quando non si arriverà ad una riforma del codice, potrebbero portare anche situazioni francamente ingiustificate nella sanzione penale. E devo dire, è proprio grazie anche a questa sensibilità giurisprudenziale che questo codice non viene cambiato, perché ci si rende conto che il magistrato riesce a plasmarlo in un modo accettabile per la nostra comunità. Scusate se mi sono dilungato, ma gli stimoli, le provocazioni erano tanti, erano importanti anche per meglio calare le problematiche penalistiche. Problematiche penalistiche che non si chiudono qui, ci sono altri temi di grandissima importanza, grandissima rilevanza. Temi che formano oggetto proprio della relazione che passo ora a presentare, la relazione della professoressa Margaret Helfer. La professoressa Margaret Helfer è una collega italiana, ma insegna all'Università di Innsbruck, è professoressa associata a diritto penale appunto all'Università di Innsbruck, è una collega che già altre volte ci ha fatto il grande piacere di essere con noi in questi incontri trentini su varie tematiche. Il suo tema è proprio un tema che, come dicevo, tocca altri profili penalistici. Il titolo appunto autoresponsabilità versus posizioni di garanzia. Quali spazi applicativi in materia di sport invernali ad alto rischio? Prego, Margaret, grazie di essere con noi. Va bene, grazie Presidente per la parola. E prima di iniziare a parlare di questo mio argomento, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare la dottoressa Stefania Rossi per aver organizzato questo convegno, che ritengo sia molto importante, e per avermi invitata a potervi partecipare. Allora, l'argomento che io tratterò adesso l'abbiamo individuato un po' insieme e riguarda appunto l'autoresponsabilità. Riguarda l'autoresponsabilità, io non parlerò strettamente con riferimento a incidenti valanghivi, ma parlerò considerando uno spettro un po' più ampio, cioè in generale le attività o gli incidenti sportivi invernali che si possono verificare in montagna. Ecco. L'autoresponsabilità, vi parlerò del principio di autoresponsabilità e in particolare della rilevanza che l'autoresponsabilità può acquisire in sede di individuazione di responsabilità penali con riferimento appunto a incidenti sportivi invernali in alta montagna. Non in generale però, ma con stretto riferimento all'agire autoresponsabile della vittima coinvolta nell'incidente, e mi porrò la domanda in che termini a questo agire autoresponsabile della vittima possa essere riconosciuta una qualche appunto rilevanza per eventualmente limitare o anche escludere la responsabilità penale dell'asserito autore del fatto. Quindi al centro del nostro discorso sta il principio di autoresponsabilità. E quindi, prima di parlare di esso, vorrei spiegare meglio che cosa si intende per autoresponsabilità, come può essere definita e soprattutto quali sono le radici giuridiche filosofiche di questo principio, che poi ci permettono di considerare il principio stesso in sede di accertamento o appunto anche esclusione della responsabilità penale.
E quindi concedetemi di fare all'inizio un breve excursus di carattere filosofico per capire meglio l'essenza, il contenuto e anche i limiti dell'autoresponsabilità. Il principio di autoresponsabilità è direttamente collegato con la libertà di autodeterminazione. Una persona che liberamente e autonomamente determina il proprio agire risponde o è chiamata poi a rispondere di conseguenza anche in proprio di tutte le conseguenze della sua opera. Dobbiamo andare addietro nel tempo di oltre 200 anni e in quanto troviamo le radici dell'autoresponsabilità proprio nell'illuminismo. E quindi ricollegandoci al pensiero kantiano, l'individuo è in grado di autodeterminarsi in quanto è soggetto libero. E come tale per se stesso l'unica istanza decisoria e in quanto tale fonte di scelte autodeterminate, su cui in un secondo momento ricadranno eventuali responsabilità derivanti dal suo agire. Libertà significa dunque autonomia e autonomia significa autodeterminazione, che infine comporta e legittima autoresponsabilità. Proprio con riguardo ai rapporti interpersonali, intercorrenti tra le diverse individuali sfere di garanzia e di conseguenza sfere di responsabilità. Sulla base di queste premesse assiologiche si pone la seguente domanda: quando è che la libertà di autodeterminarsi di una persona, in particolare della vittima, intesa come libertà positiva, può e deve acquistare rilevanza giuridico-penale sotto il profilo dell'autoresponsabilità? A questa domanda si può, anzi forse si deve, rispondere nel modo seguente. Esattamente quando il soggetto liberamente e consapevolmente sceglie e con ciò acconsente ad una messa in pericolo o ad una lesione di un suo bene giuridico, rinunciando con riguardo ad esso, in quel momento e con questo suo atto personale alla tutela penale e acconsentendo di seguito con ciò ad una circoscrizione dell'ambito di tutela che la legge penale in astratto gli riserva. Questa libertà di disporre autonomamente dei propri beni giuridici non è nuova, anzi ci è nota con riguardo alla possibilità che il soggetto ha, se pensiamo alla causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto, di disporre autonomamente e validamente dei suoi beni giuridici e quindi di rinunciare per propria libera scelta alla tutela prevista da una norma penale. Volutamente acconsente alla lesione del suo bene giuridico liberamente disponibile ed è questa decisione a giustificare e quindi a scriminare il fatto lesivo altrui. Attenzione però. Quello che con riguardo a decisioni autoresponsabili di un soggetto avente ad oggetto il suo bene giuridico invece non è per niente risolto, riguarda il ruolo che l'autoresponsabilità della vittima può giocare in presenza di situazioni in cui il titolare del bene giuridico acconsente non già alla vera e propria lesione del bene giuridico, ma invece alla sua diretta o indiretta messa in pericolo, quindi alla probabilità di una lesione. E questo è il punto centrale. In questa ipotesi, qualora appunto il pericolo si avvera, si verifica l'esito infausto, vale a dire la lesione del bene giuridico, chi ne dovrà rispondere? Chi deve supportare appunto il rischio del verificarsi dell'evento lesivo quale conseguenza della condotta pericolosa voluta dalla vittima precedentemente? Fin d'ora lo era sempre l'autore. L'autore era colui che doveva, diciamo così, essere responsabile per il verificarsi di questo rischio a cui aveva precedentemente acconsentito la vittima stessa, consapevolmente. La domanda che ci poniamo a riguardo è dunque la seguente: tenendo conto della capacità della vittima di prendere decisioni autoresponsabili, il contributo della vittima al fatto pregiudizievole altrui potrà essere ritenuto in grado di diminuire o di escludere la responsabilità penale dell'autore qualora la vittima abbia agito volontariamente e nella piena consapevolezza del pericolo incombente per il proprio bene giuridico? Lanciando sul punto un iniziale e rapido sguardo all'ordinamento penalistico italiano, senza scendere in questa sede già nei particolari,
A questa domanda spontaneamente si dovrebbe rispondere di no. Un simile pensiero sembra troppo poco afferente al sistema penale italiano di forte impostazione paternalistica. L'obiettivo di interesse pubblico solidale di dover e anche voler garantire al cittadino una tutela assoluta e incondizionata, appunto, non soltanto contro la sua propria noncuranza e sconsideratezza, ma anche contro un suo volontario e consapevole agire pregiudizievole, sin dall'inizio pare precludere, insieme all'idea della centralità dell'autore e al ruolo assolutamente passivo della vittima nella dinamica del fenomeno criminoso, l'idea di poter prendere in considerazione il reato, ovviamente soltanto in caso di concorso della vittima, come risultato di un agire comune tra autore e vittima. Prima di dedicarci a quanto sul punto sia, cioè nonostante concepibile in Italia, in particolare con riguardo all'ambito dell'esercizio di sport invernali, ci pare opportuno dare uno sguardo all'ordinamento tedesco, in cui sul piano della rilevanza penale dell'autoresponsabilità della vittima sono state sviluppate delle teorie che meritano particolare attenzione. Quindi, qual è la situazione che si prospetta in Germania? La considerazione del comportamento della vittima come possibile fattore di delimitazione della responsabilità penale dell'autore in Germania ha avuto i suoi inizi dopo la Seconda Guerra Mondiale, a seguito di una iniziale ancora timida connessione tra la vittimologia criminologica e la dogmatica penalistica, l'idea di dover prendere in considerazione anche l'apporto autoresponsabile della vittima al reato, soprattutto dopo gli anni 70, è riuscita ad affermarsi saldamente. Da allora, con graduazioni diverse, la vittima non viene più considerata, e questo è importante, secondo il tradizionale classico diritto penale, incentrato sull'autore, in merito si parla del cosiddetto täterorientierte Strafrecht, ma appunto la vittima non è appunto più considerata come figura neutrale, passiva, che sempre e soltanto subisce il torto penale. Si evolse invece una concezione secondo la quale, con riguardo alle ipotesi del concorso della vittima, del reato si doveva prendere atto come risultato di un interagire dinamico tra autore e vittima. La vittima veniva sempre più considerata anche come figura attiva, il cui contributo doveva essere preso in conto per eventualmente scagionare l'autore. E questo vale ancora oggi sia per l'ipotesi in cui la vittima mette in pericolo il suo bene giuridico di mano propria, e questo è il caso della eigenverantwortliche Selbstgefährdung, e un esempio sarebbe quello di un escursionista non particolarmente esperto, ma che partecipa a un tour sciistico con una guida professionale, cioè in questo caso la vittima praticamente crea il pericolo di mano propria e lì la guida, diciamo così, è soltanto il soggetto che agevola, che favorisce questo comportamento. Accanto a questa Selbstgefährdung, che in Germania comporta sempre, diciamo così, l'esclusione della responsabilità penale dell'autore, cioè di colui che ha favorito, agevolato il pericolo, accanto a questa prima categoria esiste anche una seconda categoria, la categoria in cui praticamente è sempre l'autore a dominare il comportamento, a dominare la vicenda, e dove praticamente il soggetto, diciamo così, espone o dà il consenso a creare il pericolo, dà il consenso al terzo di, diciamo così, esporre il proprio bene a un pericolo. E questa sarebbe la einverständliche Fremdgefährdung, dove praticamente è il terzo a dominare questa situazione pericolosa e la vittima praticamente espone volutamente il proprio bene a questo pericolo altrui. Esatto, e in questa seconda categoria non sempre si arrivava ad escludere la responsabilità penale dell'autore. Ecco, abbiamo quindi queste due situazioni diverse in Germania, dove però comunque nel frattempo si arriva a ritenere che non deve essere decisiva la situazione nella quale praticamente, o la fenomenologia della situazione concreta, e quindi non deve essere decisivo il criterio se era l'autore o la vittima a dominare la vicenda,
ma quello che conta è fondamentalmente sempre se la vittima concretamente si era resa conto del pericolo che stava per correre, quindi aveva piena conoscenza del rischio, e quindi in questo caso, diciamo così, deve venir meno la responsabilità penale dell'autore. E quindi la tutela da parte dello Stato troverebbe appunto il suo limite sempre nell'autoresponsabilità dell'individuo, precisando però che mai già una mera imprudenza o noncuranza del soggetto escluderebbe la sua meritevolezza di pena. E anche questo è importante. Lo Stato tutela l'individuo anche contro le sue imprudenze. Qualora però, attenzione, a monte vi sia una decisione volontaria, coscienziosa del titolare del bene, valida in quanto immune da vizi, si ritiene che la tutela prestata dal diritto penale, quale strumento di ultima ratio, legittimamente debba venire meno. Consapevolmente, a monte, ecco. Passiamo all'Italia. Qual è la situazione in Italia? Ecco, in Italia si allontani da una simile discussione e considerazione del principio di autoresponsabilità della vittima quale eventuale fattore di delimitazione della responsabilità penale dell'autore. Seppure anche già da decenni l'argomento continua ad essere oggetto di isolati, diversi, molto preziosi interventi scientifici, tuttora sul punto un vero e proprio dibattito ancora non è riuscito a svilupparsi. Probabilmente, appunto, e a questo avevo già fatto riferimento, uno dei maggiori ostacoli è sempre questa impostazione paternalistica del diritto penale. Appunto lo Stato e il legislatore penale intende innanzitutto garantire ai cittadini una protezione totale, sempre. In sede di valutazione dell'opera del soggetto passivo, una prospettiva vittimologica, ecco, un po' più sensibile alle diverse parti che interagiscono nella vicenda, è pressoché assente. Qui non mi riferisco a posizioni che anche all'interno di questo dibattito vittimodogmatico sono qualificabili come estreme, in quanto finiscono a ritenere giustificata, in virtù di un rigoroso diritto penale minimo, una tutela penale del soggetto passivo soltanto laddove quest'ultimo possa dimostrare la sua assoluta impossibilità a provvedere alla sua autodifesa. Accogliendo una simile tesi, infatti, si finirebbe a capovolgere i capisaldi del diritto penale, pervenendo a una sussidiarietà del diritto penale rispetto alla possibilità di autotutela e di autodifesa privata. Quindi queste estreme posizioni non sono da condividere. Quello che invece è ragionevole sembra proprio la necessità di cercare di riconoscere il giusto peso a quelle situazioni in cui invece sia stata proprio la vittima a concorrere nel fatto, appunto nella piena consapevolezza del rischio che corre per il proprio bene giuridico. Di fronte a questo panorama sistematico normativo poco confortante che troviamo in Italia, particolare attenzione meritano comunque alcune decisioni giurisprudenziali di merito e di recente anche pronunce importanti della Corte di Cassazione in materia sempre di pratica dell'alpinismo nelle regioni alpine settentrionali. Per iniziare, vale la pena menzionare il seguente caso che si è verificato a Sondrio. Un gruppo di amici, espongo brevemente qual era la vicenda, un gruppo di amici intraprende insieme un tour sciistico in alta montagna. Sono tutti ottimi sciatori ed escursionisti esperti, il più vecchio va avanti e assume di fatto la guida del gruppo. E quindi siamo qui, si parla in tedesco del cosiddetto Führer ausgefälligkeit, cioè colui che si assume la guida di fatto. Durante la discesa il gruppo innesca una valanga, uno degli escursionisti viene sepolto e muore. Il compagno di viaggio anziano, che come favore aveva assunto la guida del gruppo, è stato imputato per il mancato impedimento degli eventi verificatisi, cioè colposa. Il primo di cancellare la valanga, il primo aveva patteggiato,
colposa aver cagionato colposamente la valanga e poi anche omicidio colposo. Con l'assunzione di fatto, cioè si motivava che con l'assunzione di fatto della guida del gruppo egli avrebbe assunto una posizione di garanzia e quindi un obbligo di protezione e di controllo nei confronti di tutti gli altri. Egli risulterebbe pertanto responsabile per la caduta della valanga e l'incidente letale, in quanto aveva negligentemente omesso di ottemperare a tale obbligo. Il Tribunale di Sondrio, tuttavia, lo assolve con la seguente motivazione. A carico dello sci alpinista guida di fatto, non era configurabile un obbligo di protezione e di controllo nei confronti di colui che imprudentemente aveva provocato la valanga, tenendo conto che quest'ultimo, attenzione, era egli stesso un abile e valido sciatore. Si trattava cioè di un soggetto a conoscenza dei rischi legati all'attività sciistica in alta montagna e dunque pienamente capace di svolgere l'escursione e di proteggere se stesso. Non sussistendo nei suoi confronti alcuna necessità di tutela da parte di un terzo in capo alla guida di fatto, non era configurabile alcuna posizione di garanzia. Pur senza menzionare esplicitamente l'autoresponsabilità dei partecipanti, in particolare della vittima, la sentenza esclude la rilevanza penale del fatto e quindi la rilevanza dell'imputato sul piano oggettivo. Simili impianti argomentativi si osservano anche in altri casi concernenti la responsabilità di gestori di uno snowpark o di piste da sci. In relazione alla responsabilità di un gestore di uno snowpark, nel dicembre del 2004 il Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Silandro, ha assolto il gestore dall'accusa di lesioni personali colpose. La tesi del pubblico ministero secondo cui la pericolosità delle strutture, degli ostacoli dello snowpark non era stata sufficientemente segnalata, non è stata accolta dal giudice di prima istanza che ha appunto mandato assolto il gestore. L'incidente rientrerebbe nella sfera esclusiva di responsabilità dello snowboarder che si era esposto sotto la propria responsabilità al pericolo di un salto troppo difficile. Anche in altri due casi è stata esclusa la responsabilità di gestori delle piste da sci. Il Tribunale di Aosta, sempre nel 2004, ha assolto il gestore di una pista da sci dall'accusa di lesioni personali colpose ai danni di uno sciatore. Questi era caduto inciampando in un cumulo di neve artificiale di oltre 40 centimetri che si trovava accanto ai cannoni da neve posizionati ai margini della pista. Nella motivazione si afferma che l'accumulo di neve, visto le sue piccole dimensioni e il suo posizionamento a margine della pista, non costituiva un pericolo atipico e imprevedibile. Allo stesso modo, anche il Tribunale di Bolzano aveva deciso un caso un po' più risalente nel tempo, assolvendo il gestore della pista. Quella volta uno sciatore si era ferito saltando sopra un cumulo di neve alto 2 metri a bordo pista. Ad un esame più attento, di queste sentenze non sono le uniche di questo tipo, una questione si pone: come si concilia il quadro dell'autoresponsabilità fornito dalla giurisprudenza, la cui pur implicita considerazione è sempre stata determinante per l'assoluzione, con il dibattito in dottrina, all'interno del quale invece tuttora poca considerazione viene rivolta a tale principio? Una risposta a questo interrogativo pare particolarmente convincente, ovvero che i giudici di prima istanza, in qualità di giudici esperti del luogo, come anche i pubblici ministeri, sono in grado di valutare molto bene i fatti di causa, grazie alle loro conoscenze locali e anche grazie al fatto che spesso dispongono di competenze molto specifiche, essendo loro stessi appassionati di sport invernali. Queste particolari ulteriori conoscenze tecniche indubbiamente agevolano in maniera non irrilevante una più attenta percezione e comprensione della dinamica delle vicende oggetto dei processi, favorendo di seguito decisioni più ragionevoli in merito. Si può quindi presumere che in concreto il contributo della vittima svolga nel giudizio di esclusione della responsabilità penale dell'autore del fatto un ruolo molto più importante di quanto fin d'ora ipotizzato. Proprio il fatto che ciò non avvenga esplicitamente ma in automatico
e implicitamente dimostra infine come l'autoresponsabilità non sia un criterio artificioso e lontano dalla realtà, bensì un principio molto vicino al sentire e all'agire umano. Il legislatore provinciale sembra farsi propria anch'esso questa specifica più sensibile competenza territoriale per quanto concerne la regolazione e la manutenzione delle piste, ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinamento delle aree sciabili attrezzate della legge provinciale 14 del 2010, non sono da considerarsi ostacoli i cumuli di neve sulla pista, le eventuali discontinuità del manto nevoso e circoscritte zone di neve ghiacciata. Il testo di legge prevede a riguardo, per quanto concerne il doveroso comportamento degli utenti, che spetta all'utente l'onere di evitarli. In tedesco, la locuzione è ancora più forte, lì si dice die Benutzer und Benutzerinnen müssen selbst darauf achten und entsprechend ausweichen. Questo passaggio, che fa esplicito appello all'autoresponsabilità del singolo, è di grande importanza per l'esclusione della responsabilità sia in termini di diritto penale che civile. Senza esagerare, esso può essere considerato come una sorta di benedizione per la disciplina locale di questo settore, in un diretto confronto con la relativa disciplina nazionale. A livello nazionale, difatti, il settore continua ad essere regolamentato secondo parametri ancora tendenzialmente, cioè più paternalistici, tendenti a garantire una protezione a 360 gradi. E qui mi riferisco alla legge statale del 2003, che funge da legge cornice per la legge provinciale. Nonostante a livello nazionale sia dunque in generale individuabile un maggiore contenimento per quanto riguarda la considerazione dell'autoresponsabilità dell'individuo, di recente la quarta sezione della Suprema Corte, in una sentenza, e parlo di una sentenza del 2017, avente ad oggetto la responsabilità di un gestore di una pista da sci per la morte di uno sciatore, si è mostrata particolarmente aperta e sensibile a questo principio. Nel caso di specie, la Corte si pronuncia su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Trento aveva confermato la condanna per il reato di omicidio colposo a carico del gestore di una pista da sci per aver causato colposamente la morte di uno sciatore che, uscendo fuori pista, aveva impattato violentemente con il capo un masso esterno al tracciato, riportando gravi lesioni che avevano portato al decesso, ed accoglie la tesi difensiva secondo cui nessun obbligo di garanzia della sicurezza dello sciatore grava sul gestore quando si tratta di pericoli esterni all'area sciabile, rispetto ai quali, in quanto pericoli tipici, la tutela dello sciatore è rimessa alla sua stessa prudenza e perizia. Nella massima si sottolinea il principio secondo cui appare corretto riconoscere in capo al gestore l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche protezioni o in alternativa rimuovere possibili fonti di rischio anche esterne al tracciato, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, attenzione, mentre appare eccessivo e concretamente inesigibile pretendere dal gestore che tutta la pista sia recintata oppure che tutti i massi e i pericoli situati nelle sue prossimità siano rimossi. Allora, sulla scorta di questa importante sentenza si propone dunque un approccio che consideri l'autonomia decisionale della vittima con riguardo ai propri beni già sul piano della tipizzazione normativa, partendo dalla premessa che il soggetto è libero nell'organizzare la sua vita e quindi i suoi interessi, incontrando limiti soltanto nell'imperativo di non interferire colpevolmente nella sfera di interessi altrui, più che legittimo appare imputare ad egli stesso quegli effetti pregiudizievoli per i propri beni che derivano dai suoi comportamenti posti in essere nella piena consapevolezza dei pericoli generici e specifici riscontrabili nelle più diverse situazioni della vita quotidiana. Soltanto quando il soggetto non è in grado di garantire in proprio la tutela dei suoi beni
e questo ricorre in ipotesi di ignoranza o non piena conoscenza del rischio che sta per correre o anche di incapacità personale a valutare il rischio correttamente e sommerita ed è bisognoso di tutela da parte di un terzo, appunto da parte di un garante. In questa ipotesi l'autonomia e la libertà del soggetto a decidere sui propri beni va sostituita dal potere decisionale di un terzo investito del compito di garantire in sua vece e per il suo bene la salvaguardia dei suoi interessi. Concludo. I diversi, seppure isolati, ancora timidi tentativi di prendere in considerazione l'autoresponsabilità della vittima per delimitare la responsabilità penale dell'autore costituiscono, secondo me, un buon punto di partenza per avviare un processo di sensibilizzazione in merito. È una chance da non perdere per un augurabile ridimensionamento della questione sulla responsabilità penale nell'ipotesi di un concorsuale agire tra autore e vittima in ossequio al principio di ultima ratio e della concezione realistica del reato. L'obiettivo deve essere quello di pervenire ad una punizione dell'autore limitatamente in quei casi in cui la vittima, da soggetto debole, quindi non autoresponsabile, sia stata veramente meritevole di tutela. Grazie. Temi delicati, temi complessi. Anche in questa relazione ben si coglie come i magistrati devono cercare di trovare soluzioni da quadratura del cerchio. Faccio due esempi che riprendono un po' le tematiche che ha trattato la collega e che forse possono apparire più chiari anche ai non penalisti. Un gruppo di ragazzi decide di fare una sciata in fuoripista, tutti sono consapevoli del rischio al quale si espongono. Durante questa fuoripista si stacca, loro fanno staccare una valanga e rimangono, alcuni di questi rimangono vittime della valanga. Di quell'omicidio devono rispondere i loro compagni di fuoripista? Secondo esempio, un gestore di una pista sa che quel giorno in quella pista c'è un rischio valanghe, mette un bel cartello, pericolo valanghe, non entrate, e lo snowboardista fuori orario ci si tuffa dentro la pista e muore. Cagiona la valanga e muore. Allora, in entrambi i casi, voi comprendete, c'è una situazione nella quale la vittima, il ragazzo fuori pista che muore, lo snowboardista che muore, assume volontariamente un rischio. Questo rischio può portare a escludere la responsabilità di comunque ha concorso a cagionare quel fatto? Secondo il codice penale italiano formalmente no. Nel nostro codice è ancora solo un attenuante. È solo un attenuante il fatto che la vittima abbia concorso dolosamente a cagionare questo fatto. Però la sensibilità dei magistrati si coglie nel saper trovare un equilibrio. Però avete sentito quando questa mattina anche quelli agenti delle polizie di sicurezza dicevano: se c'è un rischio valanghe, tu gestore che lucri non puoi limitarti a mettere un cartello pericolo valanghe. Devi in un qualche modo ostacolare l'accesso, devi fare qualche cosa di più. Ecco, questa esigenza di mediare il messaggio in via preventiva, come dire, non puoi mettere un cartello a lavartene le mani, ma nello stesso tempo, se si verifica qualche cosa, cercare di razionalizzare fino a che punto può essere tu chiamato a rispondere per una scelta volontaria, consapevole di autoesposizione al pericolo della vittima. Ecco, questo è un esempio di come in questo settore la rigidità del delitto penale necessiti poi anche della sensibilità del magistrato nel darne applicazione. Credo però che nell'insieme questa mattinata abbia molto bene evidenziato le difficoltà di calare nell'ambito penalistico il fenomeno valanghivo, sia nella prospettiva applicativa del diritto penale, quindi cogliere quali sono i fatti effettivamente meritevoli di pena, sia nello stesso tempo nel comprendere dal punto di vista non penalistico, ma dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista preventivo, tutto l'insieme delle problematiche che possono essere necessarie, ripeto, prima ancora che per punire, anche per prevenire. Su queste tematiche
i riflessi non sono solo penalistici, sono anche di altri settori del diritto. A questo dedicheremo la seconda parte del convegno, per cui in questo momento interromperei qui i lavori della mattina per riprendere alle 14.30 con la seconda parte. Grazie a tutti voi per essere stati presenti oggi. Intanto.